Buonasera amici, salve, buonasera a tutti. Benvenuti a questa... Aspetta che ho acceso la luce. Buonasera a questa nuova puntata. No, di più, va bene così. Questa nuova puntata di Bit Bang, un viaggio nel sistema solare, il format di Keno Bisboch dedicato alla divulgazione scientifica. Come sempre, da Ginevra ci sono Antonio Xastarles Bellotta, Daniele Vittu Vitturini, che è qui dietro. Esatto. Flavio Collateral Pisani. E poi abbiamo una new entry. Abbiamo Matteo. Perché Ginevra è un bel posto. E alla fine i fisici gravitano in un modo o nell'altro. Gravitano. Un po' come esatto, i pianeti attorno al Sole gravitano attorno a Ginevra. E essendo lui un fisico dei plasmi, stasera ci parlerà un po' del suo lavoro. E che fisico dei plasmi? È un fisico, infatti, avete visto, insomma, è così. Ci parlerà un po' del suo lavoro e di come sostanzialmente sta cercando di ricreare un piccolo sole sulla Terra per poterlo utilizzare. Ma avremo modo di esplorare questa e tante altre cose. Io a questo punto, diciamo, vi toglierei un po' la vista della... Vi toglierei l'altra delle magliette. Lo so. Aspettate, eccoci qua, togliamo il pre, perfetto. Oh, questa è la nostra posizione da battaglia. Prima di tutto un saluto alla chat, ciao Barbone Joe, ciao Zambanni, ciao Axel, ciao Passerotto, ciao Agofilo, ciao Day, ciao Black Cat, ciao Luke McQueen, ciao Will Gerva, ciao Enui, ciao Passerotto, ciao Eiaci. Quanti siete? Uè, grande Waridex. Giusto in tempo, abbiamo appena iniziato. Allora, nella puntata precedente... Nelle puntate precedenti, cosa abbiamo fatto? Abbiamo esplorato il sistema solare grazie a Space Engine e all'ambulanza fuori. Purtroppo dobbiamo stare con le finestre aperte, altrimenti squagliamo per il problema che abbiamo citato la volta scorsa della radiazione di corpo nero. e quindi nulla. La volta scorsa abbiamo visitato più un po' tutti i pianeti del sistema solare, soffermandoci su quelli più interessanti. Abbiamo esplorato le origini e, insomma, grazie a Space Engine, che è questo software bellissimo che ci permette appunto di esplorare l'universo senza però simularlo, vi abbiamo raccontato un po' di cose. Stasera inizieremo prima di tutto con... appunto con Matteo, che ci dirà qualche parolina in più sul Sole, che di fatto è un'enorme palla di plasma, e poi ci parlerà anche del suo lavoro, ci farà vedere un fatto veramente veramente molto bello, ma non vi anticipo niente. E poi la seconda parte della serata sarà del tutto simulativa, quindi faremo partire un altro programma che si chiama Universe Sandbox 2 e che invece, a differenza di questo software, che è una specie di diorama, una specie di presepe dell'universo, quindi è bello ma immutabile, no? Non si muove. Invece quello ci permetterà proprio di simulare i singoli corpi celesti. Esattamente, Zambani, bravissima. La puntata precedente abbiamo stabilito che se il nonno di Bellotta avesse avuto più idrogeno sarebbe stata una stella. Esatto, è una sintesi, mi sembra, del tutto ficcante. Capito più o meno tutto quello che abbiamo detto. Infatti sì, ragazzi, è veramente un onore. Allora, quindi, siamo sul Sole. Figo. Che figo. Eccolo qua. Allora, ci avviciniamo un po'. Facciamo cose. Cosa ci puoi raccontare? Cosa ci puoi raccontare un po' in generale? Cioè, sto plasma nel Sole, che fa? Sta fermo, si muove, rompe le scatole. Allora, per prima cosa vorrei partire... nel raccontarvi che cos'è un plasma. Certo, magari... bravissimo. Assolutamente, esatto, perché, sostanzialmente il plasma forma quasi il 95% dell'universo che conosciamo. Un plasma è semplicemente uno stato in cui la materia è fortemente riscaldata. E come tutti quanti sappiamo bene, e abbiamo un'evidenza pratica degli stati della materia convenzionali, solido, liquido e gassoso, il plasma viene spesso definito quarto stato della materia, perché sostanzialmente è solo un gas molto molto caldo. Quindi il Sole, se così possiamo definirlo, non è altro che una gigantesca palla di gas estremamente caldo. Vi piace come bellissimo definizione? Perfetto. Allora, cominciamo a vedere un attimo, partendo dalla superficie, andando un po' più in basso, visto che stai facendo questa bellissima... visto che regia, questa bellissima regia della superficie del Sole. Sì, tanto fra un po' si sfonda sulla superficie e muore anche a questo gioco che non si muore, non si preoccupare. Diciamo che la temperatura sulla superficie
si trova intorno ai 5-6 mila gradi, che poi è quella che dà al sole il colore che propriamente conosciamo. E vediamo un sacco di lentiggini, un sacco di puntini su questo sole, come gentilmente offerto dalla regia. Quelli sono dei piccoli agglomerati di plasma un po' strano. Cioè lì ci sono delle fluttuazioni in termini di temperatura e di densità. Sono chiamate comunemente macchie solari e rappresentano un primo indizio di quanto sia difficile interagire con questo e capirci anche qualcosa dal punto di vista della fisica di questo stato della materia, che è uno stato della materia molto molto complesso, in quanto per studiarlo bisogna unire tutte le tipiche instabilità e le tipiche cose difficili della fluidodinamica, tutte le tipiche cose difficili dell'elettromagnetismo, le mettiamo insieme e abbiamo un plasma. Le cose difficili sono difficili, cioè possiamo tutti confermare che non è proprio una... Considerate che la fluidodinamica si è cominciata a sviluppare negli anni 70 quando sono arrivati i computer, perché prima i conti a mano non li sapeva fare nessuno. E quella è la cosa facile rispetto ai plasmi. Esatto, esatto. Comunque cominciamo ad andare un po' più nel profondo di questa palla di plasma gigantesca e arriviamo a temperature ben più alte. Al centro del Sole la temperatura è di circa 10 milioni di gradi. Cosa succede nel centro del Sole? Nel centro del Sole ci sono delle particelle che si chiamano protoni. Diciamo, per semplificare un pochino, il Sole brucia l'idrogeno, lo fa diventare elio in quella che si chiama reazione di fusione nucleare. Nucleare è una parola che fa paura spesso, quindi vorrei spendere due parole per precisare che la fusione e la fissione nucleare sono due cose completamente diverse. La fissione nucleare è quella che conosciamo un po' meglio, perché siamo in grado di imbrigliarla già da parecchi anni. In cosa consiste la fissione? Nel fendere, ovvero nel rompere un atomo. Si prende un atomo gigantesco, l'uranio. Noi, noi parliamo alla gente comune, gli esperti sanno che si usa nucleare, però. Gli spariamo contro un proiettile, quando questo atomo enorme si rompe, viene liberata energia. Il processo diametralmente opposto invece consiste nel prendere due atomi molto leggeri, l'idrogeno è l'atomo più leggero dell'universo, farlo fondere in un unico atomo di elio e quello che succede è che esce fuori tantissima, ma veramente tantissima energia. È una cosa che ci piacerebbe riuscire a controllare meglio e a padroneggiare, perché sostanzialmente promette un combustibile infinito. L'idrogeno è l'atomo più diffuso dell'universo e è qualcosa che, come cenere, come prodotto di scarto, ha l'elio, che è un gas nobile, inerte, con cui gonfiamo i palloncini alle feste per i bambini. E che fa diventare la pallina così? Esattamente, che Flavio conosce bene. Quella è la voce normale di Flavio, non sta fingendo. Esatto, è tutto il resto del tempo che si sforza. Non sapete che fatica, ragazzi. Assuma tipo il tetra... Come si chiama l'altro, quello che ti fa venire la voce pesante? Tipo un tetrafluoruro di qualcosa. Quello che ti fa venire la voce... Ce l'ha indovina. Ragione, tipo così. Ok. Comunque questo è quello che fa il Sole. Noi stiamo cercando sulla Terra di ricostruire una reazione del genere e replicarla. Secondo voi, vediamo un po', non ne ho parlato con loro, quindi è un po' un gioco del momento. Questo è il momento in cui lui ci mette a figura di merda. Possiamo dirlo, questo è il momento in cui vi rendete conto delle nostre enormi lacune. Vai. No, così ne esce. Vai, sì, no, ci allora, sta, allora, è bello, allora. Bello. Cioè, vediamo no. Un po', secondo voi a che punto siamo? A che punto siamo? Cioè... A niente. Siamo sostanzialmente a niente, per quel che so io. Va bene, allora provo a contestualizzare. Cioè, riusciamo a fare la fusione, ma non è... Diciamo, non ci guadagniamo in termini energetici. Ok, questo è un po' il succo della situazione e andiamo a scartabellare un po' meglio questa cosa. Quello che cerchiamo di fare intanto... sì, infatti dai commenti convengo. Adesso vi racconto, mi avete dato un bel assist. Nucleare, ovviamente. C'è una esatto. Cosa che c'è molto casino che viene da fuori. Nei reni di Flavio direttamente. Ragazzi, esatto. Un giorno avremo uno studio tutto nostro con Black Jack. Ci vediamo Flavio. Studio di rosso vento. Ci vuole fuoco. Oh no, mi sto schiantando sul sole. Sì, okay. La prima vita.
Allora, vogliamo rifare quello che fa il Sole sulla Terra. Non ci riusciamo a farlo. Bene, per quale motivo? Replicare le condizioni esattamente del Sole è un po' troppo ambizioso in termini, soprattutto, di densità raggiunte. Il Sole è un'enorme massa di gas che ha un'enorme forza di gravità che lo tiene insieme e si riesce a confinare nel centro del Sole la materia con una densità altissima, superiore a quella dei solidi che conosciamo noi. Al Sole, per questo motivo, bastano, e ripeto, bastano solo 10 milioni di gradi per fare fusione. Appena, poco poco, piano piano. Noi purtroppo... Il mio forno ne fa 15, ciccio. Cioè, sì, sì, sì. Non riuscendo a raggiungere... Tu lasci al massimo e ti fonde casa. La stessa densità del Sole, dobbiamo tirare su ancora di più la temperatura. Sulla Terra, con le densità che siamo in grado di raggiungere, bisogna arrivare a 200 milioni di gradi. Okay. Ah, regole. Poco non ci arriva il furno mio, devo dire. No, però... ok. Se lo ventili arriva a 250, però se non oltre no. Allora non è gradi, un buon forno. Sì. Non ci serve. Quello che si sta cercando di fare è proprio questo. È un po' difficile, ma non è vero che non stiamo andando da nessuna parte o che non abbiamo raggiunto nulla. Si fa in macchine che si chiamano Tokamak. È una delle configurazioni più promettenti. Tokamak, dice qualcun altro. È una parola un po' strana, è un acronimo russo per camera magnetica a bobine toroidali. Vabbè, è la fantasia, magari. Invece c'è Google l'ha spiegato, è limpido e cristallino. Carica magnetica. Camera magnetica a bobine toroidali, vabbè. E sostanzialmente è un modo che abbiamo per confinare il plasma, perché l'obiettivo nostro è accendere una stella, tenerla confinata e tirarne fuori energia, ideologicamente in maniera rinnovabile, pulita e completamente sicura. Per fare queste cose ci sono appunto... posso rispondere ai commenti? Intanto? Sì, diciamo in media quello che facciamo in queste serate è che... portiamo avanti un discorso, poi a un certo punto, quando naturalmente magari si chiude, io leggo un po' di domande perfetto, e ne parliamo insieme. Perfetto. Quindi insomma, voi ovviamente scrivete pure in perfetto, chat, perfetto. Scusate, mi state dando un sacco di input in maniera tale che no, ma noi organizzo... abbiamo una chat di gentil nerd fatti bene, cioè ci vantiamo di avere la chat più gentil nerd e acculturata d'Italia. Cioè non c'è quello che arriva e fa viva la figa, capito? È così. Aspetta che... Aspetta che... No. Ma io sto qua, perché se no... Ok. Poi non è perché l'erba di viva la figa in chat, ma... Sicuro. Sarebbe bellissimo. Ci sono diversi di questi tokamak, di queste macchine, sparse nel mondo e si sta facendo una ricerca abbastanza spinta per cercare di convergere e... Sicuramente l'esperimento più grande, l'analogo di LHC nel mondo della fusione, si chiamerà ITER e lo si sta costruendo in Francia. Molto brevemente vi descrivo per sommi capi come funziona e poi magari sì, se vuoi avere qualche cosa che... Guarda, ci fidiamo. Poi noi ci fidiamo. Allora, l'idea è quella di accendere questo plasma. Il plasma è, come vi dicevo, un gas molto caldo. Gli elettroni e i nuclei degli atomi non sono legati più da legami che li costringono a ruotare gli uni intorno agli altri, ma stiamo parlando di qualcosa che è un po' un brodo, visto anche l'immagine che sta passando adesso sullo schermo. Beh, in effetti è un... una specie di brodaglia primordiale, voi potete immaginarvela, con elettroni e ioni che però rispondono a sollecitazioni di campi esterni, a differenza degli atomi che sono neutri. Quindi con un campo magnetico possiamo influenzare le traiettorie delle particelle e provare anche a confinarle. Quello che facciamo è proprio confinare questi plasmi in delle bottiglie, in delle scatole magnetiche. Vediamo un po'. Scusa, se metti la carta forno intorno, guarda, se ne metti una... Allora, perché quella della carta forno intorno in realtà è una cosa veramente importante, perché uno dei problemi, vi faccio subito il punto, se mi domandate siete riusciti a fare la fusione, vi dico, la fusione si fa sulla Terra, non ci sono problemi e si misura. Quello che vogliamo fare è fare abbastanza reazioni da fusione e utilizzare le reazioni da fusione stesse per scaldare il plasma in maniera tale che non dobbiamo fornire noi l'energia per scaldare il plasma, ma che una volta data la scintilla lui si autosostenga.
Una delle sfide più grandi in assoluto che stiamo affrontando al momento è quella di trovare dei materiali compatibili con un ambiente che vi lascio immaginare sia molto gravoso. Stiamo parlando, per quantificare, di una ciambella che ha come dimensioni qualche metro di raggio maggiore e una frazione di raggio maggiore come centro della ciambella, cioè come raggio minore. Dentro questo toro noi confiniamo il plasma e dal centro raggiungiamo i 200 milioni di gradi. Al bordo, quindi pochi metri al di là dei 200 milioni di gradi, o in base alla macchina magari anche poche decine di centimetri, siamo alla temperatura dei solidi, o addirittura nel caso di macchine superconduttrici la temperatura dell'elio liquido. Quindi passiamo in poco più di un metro, due metri, da 200 milioni di gradi a 0 gradi Kelvin quasi. Che è una cosa abbastanza difficile dal punto di vista tecnologico, e bisogna trovare dei materiali che riescano a contenere tutto questo, questa richiesta molto stringente in termini di performance. Okay. Altro che magia. Tu quando vuoi, diciamo, parla al microfono e guarda più o meno in direzione della telecamera. Perfetto, altrimenti... perdonatemi. No, non ti preoccupare, giustamente. No, stavo cercando di seguire la regia. Saluto veloce ad Arianna che era qui con noi alla puntata scorsa. Ma purtroppo per lei è bloccata in Portogallo, che sfiga. È bloccata in Portogallo da queste scuole sfigate in cui va in barca a prendere dati. Esatto, e quindi le mandiamo un forte abbraccio. Scusaci, era... No. Va bene, chiederei gentilmente alla regia magari di farmi da supporto. Sì. Perché possiamo anche provare a mostrare qualcosa. Assolutamente sì. Allora facciamo così, io tolgo perché... Intanto faccio un riepilogo. Vi abbiamo detto che cerchiamo di confinare questi plasmi dentro le ciambelle. Come è fatta una ciambella? Adesso proviamo a farvelo vedere, e ve lo facciamo vedere con una fotocamera posta all'interno di una macchina. La macchina che state vedendo, cioè l'immagine, il video, è un loop di una scarica di plasma dentro il tokamak italiano, che si trova a Frascati. Si chiama FTU, la sigla sta per Frascati Tokamak Upgrade. E potete vedere la luminescenza che il plasma ha su quelli che sono le regioni periferiche della colonna, quelle più vicine ai bordi della macchina. E lì, perché il plasma è molto freddo, lo vedete colorato. I colori dominanti in questa scarica sono l'idrogeno, che ricorda tantissimo anche quello che è tipico delle emissioni delle galassie. L'H-alfa è una delle righe più importanti che viene messa in generale nell'universo. Come vi dicevo, il 95% dell'universo è plasma, quindi... Spiega perché parli di righe di emissione. Vi parlo di righe perché sono particolari transizioni atomiche. Cioè, un elettrone che si muove... No, ci sta, poco alla volta. Un elettrone può muoversi solo su determinati livelli energetici. Okay. Non può fare quello che vuole per attaccarsi e staccarsi dall'atomo. Ha, diciamo, delle regole ben precise. Ogni livello energetico corrisponde a una luce particolare. Quella che noi stiamo vedendo dell'idrogeno, quella violetta, è una transizione particolare del plasma, delle righe dell'idrogeno. Poi in realtà vedete pure un po' di verdino qui, perché abbiamo aggiunto un po' di litio nella scarica per valutare l'impatto del litio sulle performance del plasma, e questo diventa verdino. Non è come fuochi d'artificio che ci metti dentro. In realtà sì. Sì, e però uno... non lo fate per farlo colorato. No, no, no. Questo a volte può succedere. Uno degli utilizzi secondari, diciamo così, del tokamak è proprio quello di drogare la scarica di plasma, che normalmente è idrogeno, con materiali particolari, più ad alto Z, cioè più pesanti, per studiare lo spettro, le righe caratteristiche, l'impronta digitale di questi materiali. E questo ci permette di guardare le stelle, di guardare lo spazio, e dalle impronte che vediamo capire che cosa c'è nelle stelle, cosa c'è nelle galassie. Quindi notevole studio di astrofisica anche si può fare sperimentalmente su queste macchine. Vediamo un po' che altro dirvi su questo video. Quello che vedete è l'interno della macchina, l'interno della ciambella, vi ripeto, nel visibile, e c'è una cintura particolare di mattonelle. Quelle mattonelle sono fatte di TZM, sostanzialmente è molibdeno,
drogato con altri due metalli sempre un po' particolari, tutta roba strana. Drogato non vuol dire che diciamo, okay, per Twitch, sì, droga, eh. Diciamo per Twitch siamo contro la droga di ogni tipo tranne questa droga qua, che questa va bene. No, vuol dire che sostanzialmente droghi quando all'interno di un materiale piazzi delle impurità, cioè gli piazzi un po' depresso. Sì, era un po' depresso e quindi le droghe. No, ci metti degli atomi di altra roba, delle molecole di altra roba. Sostanzialmente il 98% è molibdeno e poi ci sono un po' di altri materiali, un po' come negli acciai, per dare proprietà migliori a questi materiali. Ecco, il molibdeno è uno dei materiali in assoluto, è un metallo refrattario, si chiama, che regge la più alta temperatura prima di fondere. Il molibdeno riesce ad arrivare fino a 2800 gradi. Uguale ai 2 milioni là, quant'era? No, il problema è appunto questo, che sul molibdeno non si possono superare queste temperature, altrimenti si fonde, però all'interno della macchina abbiamo fino a 200 milioni di gradi. E quindi da qui l'importanza di dover controllare questa scarica di plasma con i campi magnetici per fare in modo che il plasma sia in sospensione e non tocchi direttamente la camera da vuoto. E come vedete, più o meno ci riusciamo. Quello che a cui si sta puntando è trovare un materiale che possa sopportare una scarica stazionaria, ovvero l'idea è quella di accendere una scarica, lasciarla accesa H24 7 giorni su 7, produrre energia, trovare un materiale compatibile con sopportare dei carichi termici molto elevati. Per farvi capire, vi faccio un esempio, bisogna sopportare gli stessi carichi di un razzo che parte per andare in orbita, e immaginate di tappargli il motore con un dito, una cosa del genere, la pompa dell'acqua col dito davanti. Esatto. Sì, però la pompa dell'acqua è il razzo che vi porta in orbita. Esatto. E vogliamo anche che queste mattonelle durino parecchio tempo. Noi non vogliamo dover aprire il tokamak e quindi spegnere la centrale ogni 2x3 per dire, oh, si è rotta la mattonella, adesso la devo cambiare. E questa è un'altra delle sfide tecnologiche che stiamo affrontando. Tra l'altro, se non ricordo male, da quello che cioè, il tokamak è uno dei due modi per confinare il plasma, perché ovviamente ripetiamo che il problema grosso è che tu c'hai sta roba che scotta, cioè brucia tantissimo, quindi hai difficoltà a tenerla in un posto, perché se tu pure la metti in una scatola, scioglie la scatola quando attivi la reazione, quindi in qualche modo va contenuta. Esatto. Ok, questa cosa, se non ricordo male, si può fare in due modi: con i campi magnetici, esatto, che è il tokamak, appunto, è la roba che abbiamo visto. Quindi, sostanzialmente, quella è un ciambellone che, grazie ai campi magnetici, strizza questo plasma. Insomma, questa roba. Però l'altro modo si faceva con i laser, se non erro. Esatto, quello è l'altro approccio. Si chiama fusione inerziale. In America è uno degli approcci molto seguiti e si basa su un principio diverso, ovvero quello di creare un plasma non relativamente a bassa densità come facciamo noi, bassa densità ed altissima temperatura, ma creare un plasma ad altissima densità, e questo si fa mettendo una pasticca di materiale solido, quindi immaginate una pasticca di deuterio, okay, o di idrogeno solido, okay, e bombardando questa pasticca con tantissimi, tantissimi laser. Si fa sublimare tutta la parte esterna. Una forza inimmaginabile tende... Sublimare il passaggio di stato diretto da solido a vapore. Da solido a vapore, non passa nemmeno. Si fa... squagliare. Squagliare in maniera... evaporare. Velocissima tutto lo strato esterno di questa pasticca. Una forza uguale e contraria tende a condensare questo combustibile e si raggiungono densità inimmaginabili. Considerate che è più o meno quello che fu fatto tanti anni fa, nel 52, quando venne accesa la prima reazione nucleare, che purtroppo è stata fatta con la bomba H, con la bomba a idrogeno. Okay. Perché la fusione nucleare fu dimostrata durante la Guerra Fredda da questo. Faccio una piccola divagazione storica, ma magari va benissimo. Sostanzialmente si era capito durante la Seconda Guerra Mondiale quanto l'energia atomica potesse essere appetibile per scopi bellici, purtroppo in maniera molto triste. Si sapeva che la fissione
era qualcosa di estremamente denso in termini di energia. Però se voi, mettiamolo su questo punto, volete mettere una bomba su un aereo, volete che la bomba sia il più potente possibile e il più leggera possibile. L'uranio non è molto leggero. No. Se però riuscite a fare una bomba fatta con l'idrogeno, sfruttando la fusione anziché la fissione nucleare, avreste una bomba più potente e con un peso molto più basso. E questo fu quello che entrambe le superpotenze cercavano di rincorrere. Ci arrivarono entrambe con la fatidica bomba H, che sostanzialmente non era altro che una pasticca di idrogeno messa all'interno di una serie di bombe nucleari convenzionali a fissione, che non facevano altro che da detonatore, cioè innescavano questa reazione. Quindi utilizzavano le bombe vecchie, esatto, per come detonatore per la bomba nuova. È stato un periodo un po' triste. E in Russia un fisico, che allora era un 23enne, un ragazzino, Arsimovic. Questo Arsimovic prese parte in maniera molto attiva, perché aveva delle idee geniali, al programma, e appena accesa la bomba andò dal partito e disse: ok, l'abbiamo fatto in maniera incontrollata, adesso è il caso di farlo in maniera controllata. Infatti Tokamak è un acronimo russo. I russi investirono moltissime energie nella ricerca di fusione nucleare controllata. Questo Arsimovic prese anche l'appellativo di Arsimovic il dissidente, perché si era esposto molto contro il partito per far intraprendere questa linea di ricerca. Per fortuna la cosa andò a buon fine, no? E fu uno degli artefici del primo Tokamak, che fu acceso nel 54, e i risultati vennero portati alla conferenza di Ginevra, sulla prima conferenza sull'utilizzo pacifico dell'energia atomica, nel 58. E era al CERN, quindi? Non era, no, no, era, Ginevra, era a Ginevra, no, Ginevra. Era a Ginevra. C'erano quasi le pecore. Esatto. Certo. Ok, allora, diciamo che forse possiamo leggere un po' di domande in chat. Vabbè, innanzitutto sì. Luca Cat, noi siamo online da mezz'ora, non so perché prima non ci vedevi, non so che è successo. Allora, le mattonelle delle frattarie dello shot sono fatte di molibdeno? No. Esatto, sì. Purtroppo non è possibile. Noi possiamo utilizzare il molibdeno perché lavoriamo in vuoto. I materiali refrattari hanno il problema che, se riscaldati tantissimo, si ossidano. Succede un po' quello che succede al ferro con la ruggine. Quindi non puoi utilizzare un materiale refrattario ad alta temperatura in atmosfera normale, dove c'è anche l'ossigeno. Una volta. Sì, esatto. Una volta. Li puoi usare una volta e poi... Poi lo rompi. No, è un materiale ceramico. Nel frattempo ti danno dell'enciclopedia. Penso, insomma, sia quindi infatti si chiama Matteo in carta di cognome. Allora, e poi dicevano che giustamente le mattonelle dietro sembravano il tabellone della ruota della fortuna. E ovviamente si sono scatenati e quant'altro. Molibdeno è un materiale, Bunny. È un... Ci fanno le chiavi inglesi sono fatte in acciaio molibdeno. In realtà nelle chiavi inglesi viene aggiunto il vanadio, però il molibdeno viene utilizzato per stabilizzare gli acciai. Durante la seconda guerra mondiale c'è stata una grossa esplosione da questo punto di vista, perché aumenta tantissimo le performance degli acciai. E tra l'altro, infatti, diceva qualcuno nei telai delle moto. Che viene utilizzato per... Esatto, sì. Viene utilizzato anche nei telai delle moto, esattamente. Ok, allora vediamo un poco. No, allora non lavora l'Agenzia Spaziale Italiana, lavora per un progetto di dice, non so se puoi entrare nei dettagli, vedi tu, insomma, come preferisci. Lavoro all'ENEA, che è l'ente che in Italia si occupa della ricerca sulla fusione nucleare. Allora, una domanda interessante, che tra l'altro è anche affine in parte al canale, ma è possibile creare armi al plasma come nella fantascienza? Allora, questa è un'ottima domanda. Se avete 6 ore. Avete sei ore, forse. Ah, col plasma ci può fare un po' di tutto. Sul fatto che ci siano state fatte delle armi, non ne ho conoscenza per il momento. Tecnicamente la bomba termonucleare è un'arma al plasma. Esatto. Però non vorrei sconfinare troppo nell'argomento. Vi posso dire che sicuramente il plasma lo si sta utilizzando in tantissimi altri campi. Spero che non verrà usato in maniera pesante per continuare a fare bombe nucleari o fare armi. Posso dirvi però che viene utilizzato anche... c'è tutta una branca che si sta sviluppando tantissimo, la plasma medicine,
E sono state fatti anche, ci sono diversi brevetti italiani, uno dell'Università di Padova, delle torce al plasma per operazioni di tipo medicale. Ad esempio c'è una torcia che permette di fare del plasma curativo per le infezioni degli occhi, cioè laddove non si possono non si può intervenire chirurgicamente perché si sarebbe troppo invasivi, si sfruttano le potenzialità del plasma che permette con dei trattamenti di rimuovere selettivamente gli occhi. I batteri ed i virus che si localizzano a seguito di alcune operazioni all'occhio, e lasciare però intatto il tessuto vivo umano. Poi che altro dirvi? In realtà, sempre seguendo un po' i vostri commenti, come vi dicevo, il plasma è qualcosa che nell'universo è estremamente diffuso, e anche sulla Terra, se vi girate intorno avete tantissimi esempi di plasma intorno a voi. Banalmente, basta che accendiate un accendino, quello è un plasma. Una fiamma non è altro che plasma. Non so se avete mai visto che si parlava di acciai e di telai di moto, avete mai visto qualcuno saldare? Una saldatrice non è altro che, di solito, poi ci sono vari tipi, però, sfruttare un arco di plasma per fondere il metallo. È una cosa che al plasma riesce particolarmente bene, talmente bene che noi adesso ci stiamo impegnando per trovare un modo per non far fondere tutta la macchina al plasma. Vogliamo evitare questa cosa, però... State cercando di mettere un accendino dentro una pentola di carta, praticamente. Esattamente. Bravo, è un'ottima metafora. E stiamo cercando di bagnare la carta in maniera tale che non prenda fuoco, esattamente. Penso qui però vorresti sapere delle spade laser, secondo me. Allora, le spade laser, questa è una questione... Perché è una questione in realtà... È una questione che gira un sacco. Che abbiamo affrontato anche una volta a pranzo con un po' di colleghi. Le spade laser, teoricamente, un laser non si ferma, mentre un plasma sarebbe qualcosa di molto più simile. E poi la cosa figa, ragazzi, adesso non so se convenite con me, ma col plasma puoi scegliere il colore che vuoi, puoi... A seconda di come droghi ci metti. Esatto, vuoi la spada verde, ci metti un po' di litio, vuoi la spada azzurra, ci metti un po' di argon, la vuoi viola, la fai tutta... No, in idrogeno magari no, perché... Già c'è! No, perché magari un po'... Il plasma si può accendere con tutto. Altro, un saluto a Bisboch, io ho scrollato in su la chat per leggere le vostre, diciamo, domande, e quindi mi ero perso un po' con la roba nuova... E vabbè, Bisboch è uno dei fondatori del canale, sostanzialmente, che ci è venuto a trovare, è passato. E quindi niente, lo salutiamo. E sì, comunque sì, alla fine le spade laser, la cosa più semplice per farle sarebbe in qualche modo riuscire a direzionare un getto di plasma. Sì, ma che poi è, guardate che vi raccontavo di questa, purtroppo non ho nessuna immagine con me, ma di questa torcia che è stata fatta a Padova in collaborazione con l'ospedale per applicazioni medicali, e effettivamente la forma non è poi così tanto lontana da quella di una spada laser. Tagli anche le mani? Beh, volendo. È ufficiale. In realtà ci siamo quasi. A parte quella, fantascienza è fantascienza. Per tagliare porte di acciaio e cose, devi avere una temperatura che poi ti brucia. A parte spade laser e fantasie cose, urla quando parli da dietro, perché sennò... Sì, però, nel senso, la cosa più difficile, che poi è quella che fanno loro, è cercare di contenere questa temperatura che è altissima. Pensando alle spade laser, squagli una porta di acciaio, ferro, quello che è, e che non deve arrivare a te, che sei un umano qualsiasi, e che se questo è a 100 gradi bruci. Bruciano anche loro. Poi sei un cazzo di cavaliere Jedi, non sei un umano. Però il cazzo di cavaliere Jedi, se gli dai fuoco, come dimostra l'episodio 3, prendi fuoco, non è che sei più figo del mondo. E allora c'è... Però, allora, cosa diciamo, dico? Se poteste risparmiare ricerca sulla fusione, invece fare spade laser sarebbe molto più sì, guarda. Io credo che potremmo fare una petizione. Va bene, faremo su un... change.org, guarda, prendi un milione di firme in due giorni. Esatto. Okay, chi se ne frega di energia pulita illimitata, vogliamo le spade laser. Vogliamo le spade laser, ok. Giustamente dicono che quest'arma... che riesce a curare, sa molto come il fucile di Team Fortress 2 del medico, mi sembra una metafora. Medic, così. E vabbè, salutiamo i nuovi arrivi, ciao a Crocchio, ciao Norman No One, Marza Power c'era anche prima, non lo so, ma nel caso lo risaluto.
Ciao Fede. Allora, vediamo un poco cosa. Le TV al plasma sono una cosa del tutto diversa. No, in realtà sfruttano un sistema, un principio analogo. Credevo fosse una roba completamente. È sempre basato. Il principio è sempre quello di utilizzare il plasma. Il nome in questo caso è appropriato. Pensavo che fosse perché ti devi svenare per comprare. Un tempo sì, un tempo. Vorrei chiedervi perché il CD non veniva bucato dal laser, ma forse ci porterebbe lontano. E vabbè, non è abbastanza. Non è abbastanza potente. Il laser esatto, un CD è una potenza È la densità di potenza la cosa importante. La densità di potenza del laser su un CD è piccolina. Il problema di avere a che fare. Guarda, sfrutto l'occasione dell'immagine di sottofondo. Passamela. A disposizione, figurati. Allora, avete mai visto. Sul sole ci sono in corrispondenza della superficie alcune instabilità tipiche di plasma. Un plasma è una cosa assolutamente instabile, è proprio una brutta bestia, come vi dicevo prima. Che si chiamano getti solari o soffi solari. Sono delle lingue di plasma che si staccano dal sole e fanno degli scenograficissimi. Li vedremo dopo, perché qui mi pare che non li simula. Non so perché non ci sono. Allora, ora sarete ciechi. Ah, ok. No, allontanati, stai davvero cercando tutti. Però mi pare che. Scusatemi. Non dovete far guidare me. Avrei sempre pensato di diventare ciapa davanti a uno schermo, ma non così, però. Ecco che la prima morte di Bellotta. Un applauso. Viscio, tieni il death count. Viscio non c'è. Vabbè, ma no, mi sa che purtroppo qui non fa vedere non le. Da qui non li fa vedere. Ok. Ma gli uccelli della Eclisse l'hai portato. Sono dei getti di sole. Ve li definisco così. Degli stabili di plasma che si staccano dal sole e portano con loro tanta energia. Il problema che abbiamo, uno dei problemi più grandi di manovrare un tokamak è proprio che esistono delle instabilità, si chiamano ELMS nel settore, e sono delle lingue di plasma che si staccano dalla colonna principale che vanno a urtare contro la parete. Ecco, lì abbiamo potenze nell'ordine dei gigawatt o delle centinaia di gigawatt su un metro quadro. Immaginate nel tempo praticamente. Immaginate esatto. Come insegna Ritorno al futuro è la potenza per attivare il flusso canalizzatore della macchina di Doc Brown. 1. Qualcosa gigawatt. Gigawatt. Gigawatt tra l'altro dicevano. Immaginate che è come se prendeste tutta gigawatt. Vedi, subito. Vedi come li conosco i miei bei nerdini qui, vedi? Prendete tutta la potenza che tiene in piedi una città grande e scaricatela su un pezzo di superficie. Esatto. La superficie potrebbe avere dei problemi. Esatto, potrebbe avere dei problemi. Esatto. E questa è una delle cose che. La superficie no, non ha più dei problemi. Non è tranquillissimo. Non ha proprio nessun problema. Non ha più. E quindi questa è una delle. Ma qui dice come prendere dei fulmini in faccia. Esattamente. È proprio come prendere dei fulmini. Esattamente. Un fulmine bello grosso, però. E sostanzialmente me l'avete servito su un piatto d'argento. Un fulmine, anche questo è plasma. Esatto, un fulmine è plasma, amici. È tutto un plasma. Quando vedete la roba che brucia, tu vi dite che è plasma. Tanto nessuno vi controlla e fate i fighi. Ok? Giustamente dicono praise the sun. Come dirgli di no? È bello. Diciamo c'è anche una citazione colta. Dicono che i getti di plasma si vedevano nella sigla originale di Dragon Ball. Se ti ricordi, sì, il finale c'era il sole con i. Esatto, quello esatto, era Goku che si caricava l'aura. Esatto, che bello. Ottimo. Sì, è un po' come l'onda energetica in realtà. Quello che poi si quello dice. È plasma. Sicuramente l'onda energetica è plasma. Ma infatti, guardate che nelle mani di Goku, che in questo caso esatto, esistono dei dispositivi lineari per studiare i plasmi. Che fanno e vi garantisco che ci assomigliano veramente tanto, perché si forma una specie di plasma che viene chiamato sorgente, che è un approssimatamente sferico, e poi viene canalizzato sparato con dei campi magnetici e diventa un cilindro che cammina per metri. Io spero che parta un po' di smadestini Dragon Ball quando lo accendete. Questo è un ottimo suggerimento e in sala controllo la prossima volta ne terrò a memoria. Bravissimo. Tra l'altro dicono, pensavo fosse energia elettrica, il fulmine non avevo mai capito un zazz. No, ma è comunque energia elettrica. Ionizza l'aria, quindi esatto. Plasmifica l'aria, ok? Rende l'aria al plasma, dove passa
Esattamente. E l'aria diventa plasma. E quello esatto. che vedi, la luce, è proprio dovuta a questa transizione sostanzialmente. Ma esattamente. Il pandino 4x4 in salita è plasma. Esattamente. È la potenza del pandino. Il motore, il pandino soprattutto dopo è plasma. Biscotti plasma sono, si chiamano così perché sono fatti per essere sciolti nel latte bollente, giustamente. Ok. Allora, vabbè, insomma, facciamo... Per chi se lo fosse perso prima, abbiamo un documento molto figo che appunto viene dal... Vedere. Lo rifacciamo vedere perché, vabbè, insomma... Questo è plasma. Che è molto bello. Questo è plasma. Ecco, questo è sicuramente plasma. Quindi questa è la sezione interna di questo ciambellone che utilizziamo per contenere questa palla di fuoco... Palla de fuoco, 3000 gradi Fahrenheit, come citava, come Fantozzi. Anche 5 di 6 di danno. 5 di 6 di danno in un'area no, di... Un di 6 e questo livello, è esattamente l'interno... esattamente l'interno di una macchina che produce plasma sulla Terra. Esatto. Ed è una immagine in particolare di un reattore, di quello che è un prototipo di reattore per la fusione nucleare, un tokamak. Vi dico, al centro della ciambella, cioè dove vedete il plasma trasparente, non so come indicarvelo. Cioè, al centro... nel plasma non ci vedono nemmeno, quindi... Ok, lì è dove la temperatura è più alta e il plasma è trasparente perché gli atomi sono completamente privi di elettroni, non ci sono transizioni energetiche, ricombinazioni intendo, cioè gli elettroni non fanno più avanti e dietro con i nuclei, e quindi lo vedete trasparente. Invece dove vedete la luminescenza al bordo è laddove il plasma è un po' più freddo. Considerate freddo vuol dire comunque 200-300.000 gradi. Oh beh, dai, su, pochino. Cioè come oggi a casa del Bellotta più o meno, oggi, no? Oggi stasera qua dentro siamo lì. E che altro aggiungervi? Leggevo sempre tra i commenti perché mi state triggerando un sacco di ottime. Mi state dando un sacco di ottimi assist. Torniamo, facciamo vedere. Allora, per quanto riguarda le microonde, uno dei modi che abbiamo per riscaldare il plasma e portarlo ad altissime temperature è proprio riscaldarlo con le microonde, un po' come le microonde che si usano a casa. Come quando scaldo il pranzo al lavoro. Esattamente. E considerate, devo stare attento allora. E considerate che all'epoca, cioè un po' di anni fa, la prima macchina che c'era a Frascati utilizzava proprio la stessa frequenza del microonde di casa, i 2,45 GHz. Un pochino più di potenza. Esatto. E c'erano una decina di megawatt di potenza di microonde. E poi la stessa frequenza del wifi 2.4. Sì, adesso sì, anche del 4G. Ah, è del 4G. Per dirvi, insomma. Infatti la raccina del forno a microonde vi salta il wifi. No, Norman, quello era un reattore che è a Frascati in Italia. Quello in Francia lo si sta costruendo, si chiama ITER. E tutto il mondo sta partecipando a costruire ITER, che sarà il primo reattore che produrrà energia a tutti gli effetti. ITER dovrà produrre almeno, il target è 500 megawatt di potenza. Poi l'altro assist che mi avete dato invece era che quando lasci il minestrone nel microonde diventa plasma. Sposto su quello che dice Rugacat, che adesso chiede sulle centrali nucleari, perché prima diceva una cosa che tu hai già detto ma ricorderei per chi si è messo, sulle scorie. Sì, oh, esatto. Questa è una cosa molto importante. Allora, non ci sono prodotti radioattivi in questa reazione. Si parla di idrogeno che va in elio. In realtà però, per essere più precisi, e in questo caso perdonatemi ma voglio spendere due parole per essere preciso, per dovere, è una questione molto eticamente delicata, certo. Esatto. Per semplificare le cose, sulla Terra si usa una reazione particolare che è deuterio e trizio. Deuterio e trizio sono due isotopi dell'idrogeno. Isotopi vuol dire un atomo con un neutrone in più. Un atomo che si comporta chimicamente come l'atomo di origine, però ha un neutrone, una particella in più. Il deuterio si trova in mare, è un isotopo, l'isotopo più comune dell'idrogeno, e sostanzialmente da 500 litri di mare potete tirare fuori una decina di grammi di deuterio. Con 10 grammi di deuterio, considerate che poi avete ancora 500 litri d'acqua da bere perché non è stato danneggiato dal processo, basta che mettiate un filtro, tirate fuori questi 10 grammi di deuterio e ci si fa, facendoli fondere, tanta energia quanta ne consuma un uomo europeo medio in tutta la sua vita, da quando nasce a quando muore. E intendo tutta l'energia, ogni volta che accendete la luce, ogni volta che prendete la macchina, ogni volta che vi fate la doccia. Questa è una cosa positiva perché è appetibile come fonte rinnovabile di energia.
Il problema è che invece il trizio non si trova in natura. È un isotopo leggermente radioattivo dell'idrogeno con un tempo di emivita di 12 anni, con un tempo di dimezzamento. E la vita media, no, Half-Life. Okay. Esatto. E sostanzialmente quello che si vuole fare è slegarsi da questa cosa e produrla direttamente nella macchina. L'idea è quella di mettere il litio dentro le macchine perché quando si innesca la reazione di fusione si produce un neutrone che, sbattendo contro il litio, libererebbe dentro la macchina stessa un atomo di trizio che automaticamente viene poi ciclato e fuso. Questo conterrebbe tutto il materiale radioattivo, si parla comunque di qualche grammo, non di più, dentro la ciambella stessa. Cosa succede in caso di incidente? Assolutamente nulla, perché non può succedere un incidente. Questa è la cosa che ci tengo a dirvi, è una cosa intrinsecamente sicura. A differenza della fissione, che dobbiamo controllare, perché se perdiamo il controllo di una reazione da fissione siamo in mezzo ai guai, non riusciamo più a riprenderla e lei se ne va per la tangente, avrete capito magari da quanto vi ho raccontato finora che accendere un tokamak è una cosa talmente difficile, talmente complicata, bisogna far quadrare insieme talmente tante cose che se ne perdiamo il controllo, e ogni tanto succede che ci sbagliamo con i campi magnetici, o a volte lo facciamo apposta, vedere come reagisce il plasma se sbagliamo a mettere i campi magnetici, semplicemente lui si spegne in meno di un millesimo di secondo senza nessuna reazione secondaria, senza nessun danno collaterale. Al massimo quello che succede è che roviniamo le mattonelle della prima parete della macchina e ci tocca andare a cambiarle, però questa è la peggiore delle cose che può succedere. Ottimo, bene, molto bene. Nel frattempo io... Sì. Continuiamo con... Bravo. Brevemente a LucaCat. Allora, diciamo che la fissione nucleare e la fusione nucleare in comune hanno solo una cosa, l'aggettivo nucleare. Esatto, è come se parlassi di eolica e solare e fusione e benzina, sono forme di energia completamente diverse. Allora, hai centrato con l'ultimo commento, dici, con la fusione si trasforma la massa in energia, dove la massa sono gli ioni idrogeno, quello che è. Allora... hai esattamente centrato la cosa. Se prendiamo l'equazione quella famosa di Einstein, E uguale a mc quadro, quello che succede è che prendendo due idrogeni e mettendoli sulla bilancia e dall'altra parte della bilancia mettiamo un atomo di elio, e ricordo che un atomo di elio non sono altro che due idrogeni, in teoria ci aspettiamo che la bilancia si posizioni a metà, tutto dovrebbe pesare uguale. In realtà l'idrogeno, i due idrogeni pesano un po' di più, l'elio è più leggero. Quello che manca in termini di massa si è trasformato in energia con l'equazione di Einstein. È per questo che le reazioni da fusione nucleare tirano fuori energia. Quindi il tuo commento era molto più che appropriato. Ottimo. Bene. Vorrei fare così, vi butto là una cosa, l'aggettivo nucleare che fa sempre tanta paura. La risonanza magnetica, quella che voi andate a fare in ospedale, che non usa nessuna radiazione, non usa niente, in realtà nel mondo scientifico si chiama risonanza magnetica nucleare, perché voi andate a vedere sostanzialmente delle proprietà dei nuclei degli atomi. Però in ambito medico hanno dovuto levare il termine nucleare perché la gente pensava che facesse male e non si andava a fare più la risonanza. E si usano tutti la TAC, che invece fa molto più male. Esatto. Esatto. Tra l'altro... diffidate di chi vi dice a priori nucleare uguale male, dipende nucleare che... Esatto, bravissimo, sono d'accordo. Campagna per il sociale. Ok, allora... meno TAC e più risonanza. No, è vero, cioè nel senso... Direi che possiamo, diciamo, magari un po' interrompere con questa parte, semplicemente per evitare di... Spero di non avervi annoiato troppo. No, assolutamente no, è semplicemente perché... ricordatevi che fra mezz'ora interroghiamo ripassate. Esatto. Ah, voglia. È semplicemente sì. Che... cazzo, sostanzialmente per mantenere un attimo i tempi, ecco, è passata... comunque un po' di tempo, ci andava comunque di vedere altre cose. Lo sapete, ci avete visto la volta scorsa, quando cominciamo a parlare di queste robe non si finisce più. Ed è bello che sia così, ed è molto bello che voi incalziate la discussione. Cioè noi siamo contentissimi di avere questo tipo di feedback. Però insomma cerchiamo anche di diciamo di mostrarvi altro, ecco, non per altro, insomma, giusto per mantenere dei tempi, ecco, televisivi, ecco, di streaming. Allora, detto questo,
Disclaimer, non diamo consigli medici. Esatto, disclaimer. Andate dal vostro medico. Andate dal vostro medico, ma semplicemente, insomma, non vi lasciate spaventare. Ecco, tutto qui. Allora, noi io direi che torniamo, perché io nel frattempo mi ero messo a vedere un po' di soli alieni. E... alieni. Sì, 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 guarda, sono 5 mondi. Sono 5 soli che sostanzialmente costituiscono evidentemente il sistema solare. Probabilmente il sistema solari. Sistema solari, probabilmente si schianteranno da qualche parte. In un momento, io direi che vogliamo dare un'occhiata a un oggetto che abbiamo un po'. Anzi, una classe di oggetti che ci siamo un po' dimenticati la volta scorsa. Spero si veda qualcosa, perché ovviamente in questo è un caso. Un buco nero, non è vero. Non è un buco nero, non ancora. Parliamo sempre di sistema solare. D'altro lato, non abbiamo parlato dei, diciamo, degli oggetti minori del sistema solare. Ovvero, fra cui le comete, in buona sostanza. Allora, qui dobbiamo fare 00. Ecco qua, perfetto, altrimenti non si vede niente. Questo software è Space Engine. Questa che vedete qui, amici, questa è una cometa. Ok, voi immaginate la vostra cometina tranquilla sul presepe. Ma in realtà no, una cometa è una palla di roccia e principalmente ghiaccio. Ok? Ora, questa cometa è la Hale-Bopp. La Hale-Bopp è passata, penso, una quindicina di anni fa vicino alla Terra, perché ero bambino, se non erro. Era passata che, tipo, intorno, credo, al 90... Al 2000, sì, sì, intorno ai... forse diciamo... poco prima del 2000. Esatto, poco prima del 2000. E questa è una delle comete più grandi che conosciamo nel Sistema Solare. Ora, qui, giustamente, voi non vedete la coda. Perché la caratteristica, diciamo, imprescindibile di ogni cometa che si rispetta è che abbia una coda. Ma perché non la vedete? Perché siamo lontanissimi dal Sole. Cioè, guardate dove siamo. Non lo vedo nemmeno il Sole, tanto che è lontano. Devo seguire ovviamente la... Metti l'orbita. Metto... Io facciamo anche vedere che... facciamo vedere le orbite. L'orbita di una cometa, per esempio, è molto ellittica. È molto... sì, esatto. Le orbite sono qui. Eccola qui. Anche perché quelle che vedete voi sono le comete che non si sono sciolte, perché quelle ghiaccio. Quindi se l'orbita non è ellittica rimane intorno al Sole e scioglie. Esatto, questa appunto è la Hale-Bopp. Io devo disattivare questa cosa, altrimenti non mi fa fare niente. Perfetto, guardate quanto siamo lontani dal Sole. Quindi guardate questa cometa, cioè quanto è inclinata rispetto al piano su cui sono tutte quante le altre orbite. E quanto è lontano, e che razza di tragitto fa. Allora ora cerchiamo di vederla da sopra. Cerco di spostarmi e per farvela vedere in una prospettiva migliore, voi seguite la linea rossa, in buona sostanza. La sottile linea rossa. Non devi andare lontano, mi sto muovendo. Ecco qua. Guardate, allora, quanto è lì. Questo è il piano su cui gravitano tutti. Il 22 marzo 1997, grazie Appius. Questo è il piano su cui orbitano quasi tutti i pianeti. Vedete che i pianeti esterni sono già un po' più così. Plutone, l'avevamo detto alla fine della puntata precedente. Termine tecnico. Sì, è completamente sballata, perché probabilmente è un oggetto che il Sole ha catturato in qualche modo e quindi la cui orbita non ha avuto il tempo di stabilizzarsi. Invece la cometa è una roccia che probabilmente chissà da dove viene e chissà dove va, ma è stata catturata dal Sole e quindi gravita attorno ad esso con quest'orbita estremamente ellittica. Ora che succede? Nel momento in cui la cometa è lontana dal Sole, e vabbè, è un sasso come un altro. Però ricordatevi che una cometa è fatta di ghiaccio, e il ghiaccio, ovviamente, nel momento in cui si avvicina al calore del Sole, si scioglie. Ok, si scioglie, e in particolare non solo il ghiaccio, ma anche credo le rocce stesse, fondamentalmente, tutto il materiale viene ionizzato. Questo materiale viene sparato via a getti, tipo vulcano, da questa roccia, e quello crea la coda. Però le dimensioni della coda sono sterminate rispetto alle dimensioni dell'oggetto stesso. Cioè, al centro di una cometa è una roba che è tipo un sasso che mi pare che al massimo siano sui 40 km. Così. Mi pare che è la Hale-Bopp, che è la più grande, se non erro. Entra nel raccordo, è 66 km. Entra nel raccordo anulare. Se non erro, è la cometa più grande che conosciamo. Ed è solo 66 km. Invece le code ovviamente sono lunghissime, sono molto più lunghe. Non vi dico, non mi ricordo le cifre, aspettate, forse me l'ero segnata da qualche parte. La chioma, ecco, le dimensioni tipiche della chioma di una cometa sono comprese tra i 30.000 e i 100.000 km. Ok. Considerate che, cioè, sono a 30.000 km, se non erro, è la circonferenza. 40.000 km è la circonferenza della Terra all'equatore. Cioè. Quindi, insomma, per darvi un'idea, sono
50 km con 40.000. Ok. Quindi, insomma, e tra l'altro la figata è che ora siamo riusciti ad arrivare su una cometa. Era Rosetta? Sì. Cos'era? Rosetta. Sì. Siamo riusciti, ragazzi. Cioè, se ci pensate, dici, vabbè, devo mandare una roba su Giove. Giove è una palla enorme. Sì, non è semplice, però dici, vabbè, è là, è grande. Ho fatto mezzo chilometro più a sinistra, che faccio? Lascio? Esatto, ecco. Ho fatto mezzo chilometro più a sinistra, che faccio? Lascio, sì. Che ce ne frega. Invece provateci voi a pensare di atterrare su un sasso di 2 chilometri, insomma. Ok? Quindi, insomma, quella già di per sé è un'impresa assurda. E probabilmente, appunto, questa sonda ci permetterà nel futuro di sapere di più sulla composizione di questi oggetti, che sono molto interessanti. Perché viaggiano tanto. Guardate quanto va lontana una cometa. Cioè, quanto proprio vada a finire ai confini estremi. Poi, essendo del fatti di acqua, solare. Sono quelle che diciamo sono candidate per trasmettere l'acqua all'interno del sistema solare, insomma, o trasmettere organismi. Organismi, cosa? Però nel senso, sì. Cosa porta l'acqua? Queste enormi palle di ghiaccio che se ne vanno in giro. Quando si avvicinano al sole, ovviamente si riscaldano e quindi liberano questa quantità d'acqua che poi finisce sui pianeti. Poi vabbè, Rosetta è atterrata male, sfiga, il sasso era piccolo e succede, nel senso, sì, non è neanche così regolare, cioè è una cosa molto complicata. È una palla. È trapanato. In che trapani? Ragazzi, è un asteroide, cioè insomma, sì, non è neanche, no, per dire, non è neanche una sfera, cioè nel senso, becchi un sasso, inciampi e finisci dall'altra parte facilmente. Poi c'hai una possibilità di prenderla, perché se sbagli l'approccio questa invece è la cometa di Halley, che è quella più conosciuta. Come vedete, dovrebbe essere più piccola, appena 11 km rispetto ai 60 di quell'altra. Però è un sasso irregolare, è un sasso strano. Ma è, come vedete, anche in questo caso dovrebbe avere un'orbita estremamente, eccola qua, eccentrica. Giusto rispondere rapidamente a LucaCat, che dice che l'orbita non è centrata sul Sole, eccetera. Le orbite sono ellittiche, ma il Sole non è al centro. Il Sole è su uno dei due fuochi dell'ellisse. Per cui se voi l'ellisse lo stringete, i due fuochi si possono spostare, anzi si spostano, ok? Cioè il fuoco di un'ellisse è come se fosse sostanzialmente... Un cerchio è un'ellisse cui due fuochi sono uno sull'altro. Esatto, sono i punti che determinano quanto è schiacciata, esatto. E quanto, cioè quanto è allungata l'ellisse, insomma, per darvi un'idea. Quindi voi più li allontanate, più l'ellisse si schiaccia. Quando fate le ellissi su Photoshop, sostanzialmente avete quelli come punti... Di riferimento che Photoshop vi fa scegliere, oppure pure su PowerPoint, che ne so, qualsiasi programma di grafica, che vi fa scegliere per determinare quante schiacciate le ellissi. Ecco, in questo caso, se vedete, mi sembra una metafora ficcante, ecco, quest'orbita è talmente ellittica che appunto uno di due fuochi è proprio quasi qua. È praticamente quasi coincidenza con il confine. Ovviamente questa fase qui, credo che infatti questi quadratini... diciamo servono, oh no, l'ho persa, è tutto finito. Questi quadratini servono proprio a far vedere questa cosa. No, non andare, va bene. Non servono a niente i quadratini, ragazzi. Non servono a niente. Non servono a niente. Ok. E quindi nulla, insomma, questo era un po' sulle comete. Poi qualche altra cosina interessante. Io me l'hai servita pure questa su un piatto d'argento. Vai, la cometa è plasma, ragazzi. Esatto. La cometa è plasma. La coda della cometa è plasma. E c'è un effetto estremamente carino che si è visto nelle comete e che siamo riusciti anche, cioè che poi abbiamo visto anche facendo esperimenti. Ma lo sapete che la cometa non ha la coda sempre dalla stessa parte? No, quella gira, certo, segue il sole. Allora, se la cometa sta andando verso il Sole, è presumibile che la sua coda ce l'abbia dietro. Certo. Quando la cometa si allontana dal Sole, la coda ce l'ha davanti. Cioè, la coda è antecedente alla cometa. Arriva prima la coda e dopo un po' arriva la cometa. Che è una cosa un po' strana, se ci pensate bene. Però è fighissimo, anche perché sono le particelle del vento solare, plasma pure quello, tra l'altro, che investe la... Drifta di brutto, ecco, mi piace, bellissimo. Ma dopo lo vedremo, perché col programma simulativo ti fa vedere proprio la coda. E quello è un fenomeno fighissimo da studiare, è anche molto molto scenografico. Ok, bene. Sì, volevi dire qualcosa, Daniele, vai. No, era questo qua, tutto lui. Diciamo che l'effetto l'effetto è diverso, nel senso, ovviamente, immaginatevi che il vento, abbiamo parlato anche l'altra volta di come ha spazzato il sistema solare, e costantemente aggiunge pressione, quindi c'hai queste
questo plasma che viene spinto davanti, non è che c'è un fenomeno strano di coda davanti. Sì. Comunque dopo si ricollega con tutto il mondo di pulizia che avevamo visto. È come se vi mettete i capelli lunghi e entra la galleria del vento. Come cioè, se avessi un phon con i capelli da una parte e dall'altra. Tu giri attorno al phon, ok? Il phon sta al centro, però è un phon omnidirezionale. Esatto. Un phon che punta sempre verso di te. E tu ti metti e ti giri attorno. Un ovviamente phon sferico. I capelli. In un phon sferico in un bagno senza trio. Questo è il 2004, mi sa. Allora, qui, vabbè, un'altra cosina che mi faceva piacere farvi vedere è che, allora, se si è fatto tanto casino per Plutone perché era stato declassato da pianeta a pianeta nano e quant'altro. Ma in realtà, come dire, noi abbiamo altri pianeti che sono stati scoperti negli ultimi anni e che comunque fanno parte del sistema solare, però sono anche in questo caso pianeti nani, quindi simili a Plutone da un certo punto di vista. Il più divertente di nome dei due si chiama Makemake, non lo so perché si chiama così, ma è molto divertente. Makemake, sembrano i limiti per compilare. Esatto. Ma che... E questo è, diciamo, un pianeta di dimensioni simili a quelle di Plutone, anche questo probabilmente raccolto da qualche parte, diciamo, del sistema dell'universo, dall'attrazione gravitazionale del Sole. E la caratteristica è che questo qua è un po' ovoidale. Questo non si vede bene, ma sostanzialmente Sufa è di lato. Ecco, guardate, è proprio un uovo. Cioè, questo ha una forma strana, sostanzialmente. È un pianetino, insomma. Cioè, ha un diametro comunque di soli 1500 km. E niente, insomma, per farvi capire, ecco, insomma, anche negli ultimi anni addirittura abbiamo scoperto nuovi pianeti che gravitano attorno al Sole, ecco. E questo, come vedete, anche questo ha un'orbita completamente eccentrica, cioè una specie di cometone. Se guardate un poco rispetto alle altre orbite, è comunque più eccentrica ed è molto più anche inclinata, ovviamente. Sta veramente... termine tecnico è affanculo. Sta proprio affanculo, va bene, insomma. L'altro termine era Haumea, sì, Haumea, Makemake ed Eris. Sono altri pianeti nani che sono... Cioè, se Plutone era lontano e Plutone era qui, eccolo qua, figuratevi il resto, insomma. Quindi c'è tanto ancora, tanto altro da scoprire in questa cosa. Questa serata vale 3 CFU. Ottimo. Almeno 6, ragazzi. Almeno 6, raga, ma che cacchio. Plasma, CFU, fisica dei plasmi, cioè, ragazzi. Vabbè, cioè, per segreti almeno dovete preparare una presentazione di 10 minuti su un argomento adattato nel corso. Allora, io direi che rispondiamo un po' alle domande che ho letto qui e poi switchiamo su Universe Sandbox e ci mettiamo a cazzeggiare un po' lì. Che dite? Sì. È l'ora del cazzeggio. Che poi è cazzeggio, ma comunque... Cazzeggio molto formativo, ragazzi. Fosse esatto. Sempre stato così il cazzeggio. Tutti i fisici... A fine serata vi rilasciamo l'attestato di partecipazione. Va benissimo. Ok. Allora, i plasma sono stati fatti di plasma, è stato detto. Tu che non hai capelli passerò. È un guaio, non so. Chiedi alla tua ragazza di fare l'esperimento. Che ti devo dire? A qualcuno, un'amica, un fatto. Muoi, che tu sei, non c'è manco la ragazza. Lo so, e che devo fare io? Sei cattivo. Io almeno ho i capelli, che devo dire? Che grandezza deve avere una cometa per essere fatale alla Terra? Basta, penso, poco. Beh, anche secondo me. Sì, penso che se arriva a terra esatto. Penso che se arriva a terra già una cosa di un chilometro o due dico una cazzata, rimanendo larghi. Ma secondo me pure meno. Anche secondo me si trovava su internet, molto... diciamo, in realtà questa cosa l'avevo letta anni fa, quindi non ricordo assolutamente. Però dopo aver visto considerando l'energia di impatto, grazie per il follow, Praise the Moon, che bel nome, grazie mille. Diciamo, si trova questa informazione, ovviamente devi considerare, ovviamente una parte viene distrutta in atmosfera. Però se una buona parte diventa, se plasma, è troppo grande, anche se cade diciamo 100 metri di diametro, ti distrugge parecchio. Io ho detto la Terra, quindi io ho esagerato, insomma. Però basta allora, diciamo, pietrone. Parliamo di distruzione della vita sulla Terra, nel senso distruzione della vita, molto poco. Basta poco, perché poi queste polveri vanno in aria, oscurano il sole e muoiono tutti. Beh, moriamo noi, i batteri sopravvivono. A parte i batteri, però diciamo muoiono il 95% quasi tutti, i più fortunati no. Allora, cosa può portarci una cometa? Che poi si ricollega anche alla domanda di King, che dice: ma viaggiando tanto cosa possiamo trovarci sopra? Organismi? Cioè il problema è questo, sono oggetti probabilmente che vengono da molto lontano, presumibilmente molto antichi, e quindi sostanzialmente andando a vedere sopra, tra l'altro non essendo poi cristallizzati magari nel ghiaccio,
e quant'altro, potresti trovarci roba strana, non è detto. Possiamo trovarci semplicemente uno spaccato geologico di, come dire, sistemi lontani, ma potremmo anche trovarci, non dico organismi, non so, però ci basterebbe proteine, amminoacidi, insomma, le forme base della, diciamo, della vita. Metalli rari, diciamo, metalli poi noi rare. Non sappiamo neanche cosa cercare. Una delle è uscito quando l'ultima volta che abbiamo fatto lo streaming c'era stata la, diciamo, l'annuncio della NASA che ci aveva lanciato per cercare vita su Marte. Quando noi andiamo a cercare forme di vita su altri pianeti, altre lune, comete, in realtà dobbiamo anche stare attenti a cosa cerchiamo e cos'è che definiamo vita, nel senso batteri, microorganismi. Noi abbiamo come punto di riferimento di studio la Terra. Quello che è, diciamo, l'evoluzione e la vita sulla Terra è diversa da quella che può esserci in altre situazioni estreme. Come si trovano microbi nei punti più acidi di alcante vulcani o nelle grotte che sono sottoterra e che non sono aperte milioni di anni, possiamo trovare qualcosa che non conosciamo, non sappiamo, non pensiamo possa in realtà, diciamo, vivere. Quindi è difficile sapere queste cose anche prima. Le comete è un modo per in realtà rispondere a queste domande, per questo era, diciamo, è stato interessante ed era uscito anche, è stato anche pubblicizzato parecchio come diciamo achievement, tipo usiamo una cosa dei videogiochi dell'umanità, essere riusciti a mandare una sonda che poi Jesse prima ci ha detto che in realtà era Rosetta era quella che è stata su e c'è Phil che è sceso giù. Rosetta si era in orbita, no? E Phil sì, è quello che è sceso, Phil, sì, infatti dorme, è morto e tutti che hanno precisato. E poi chiedevano se abbiamo spiegato perché le orbite sono quasi tutte sullo stesso piano. Sì, l'abbiamo detto la volta scorsa. Grazie Waridex, grandi fisici ginevrini, tanti cuori per te Waridex. E l'avevamo detto è semplicemente perché col passare del tempo sostanzialmente le orbite ne tendono ad avere quell'effetto per una questione di, come dire, di reciproca interazione fra i pianeti. Quindi quando vedete delle orbite schiacciate stiamo parlando di sistemi stabili, ok? Questo è un segno, è un classico segno che serve a determinare quando un determinato sistema, appunto, che è in gravitazione intorno a se stesso è maturo, è vecchio, ok? E lì da un po' di tempo perché le orbite hanno avuto il tempo di stabilizzarsi nello stesso piano. Plutone probabilmente, come le comete e altri oggetti, ovviamente non hanno avuto il tempo di stabilizzarsi, probabilmente le comete non lo avranno mai perché si squaglieranno prima. E quindi, insomma, era giusto per darvi un'idea. Qualche parola su nuovi sistemi in progettazione per la propulsione di viaggi stellari? Vabbè, qui è dura. Qui si potrebbe aprire un mondo vero e proprio. Lo so, ma insomma, sì. Non penso che abbiamo tempo. No. E nessuno ci sta a mettere i soldi fino a mo, e nessuno ci sta. Questo non è propriamente vero. Se vi interessa, potete, vi do qualche riferimento e potete andarlo a cercare. In America stanno facendo notevoli studi su propulsioni al plasma. E c'hanno un po' di problemi con l'interazione plasma-parete. Che si scioglie l'astronave. Dei motori, gli accorcia la vita dei motori. Però c'è qualcuno che dice che una configurazione magnetica alternativa che permette di avere una ciambella e un getto di plasma esattamente quello che, prendendo spunto da quella che è la nebulosa del granchio, permetterebbe viaggi in orbita. Però per il momento siamo a livello di conceptual design, siamo molto lontani da qualcosa di... Ne hanno fatto un prototipo di carta ma ha preso... esatto. Ha fatto una bellissima astronavicella di carta, gli è venuto fuoco. Comunque, giusto una cosa al volo, prima di chiudere, Luca, ti chiede, ma non rischiamo di contaminare Marte con le varie sonde che abbiamo inviato? Sì, infatti le sterilizziamo. Semplicemente sì. vengono pulite, vengono ripulite da ogni forma di microrganismo, perché poi andiamo là 10 anni dopo e fai, oh, ma ci sono i batteri, e poi in realtà è tipo il raffreddore del tizio che ci ha starnutito sopra, insomma, quindi... Tanti saluti. Diciamo che è una cosa però a cui fare attenzione. Esatto, no, è una cosa, è un'ottima domanda, è qualcosa a cui si presta attenzione quando si fanno. Quando fede la Terra, c'è chi crede che la Terra è piatta perché non segue i nostri streaming. Seguisse i nostri streaming, si vede qua chiaramente che Bellotta può ruotare attorno alle cose, quindi è piatta. Questa è la prova terra. Scientifica che l'umanità ha alcune metà. Allora, detto questo, famo a botte con l'universo. Facciamo a botte. È finalmente il momento di fare a botte con l'universo, amici. Quindi chi noi vincerà? Salutiamo Space Engine, che era il software che stavamo utilizzando fino a questo momento e che ci ha servito bene in queste serate. E facciamo partire. Dipende, molti batteri possono vivere anche. No, chi era che chiede se i batteri e i virus non muoiono direttamente su Marte? Molti batteri e molti virus possono vivere anche in ambiente anaerobico, in ambiente acido, in ambiente estremamente radioattivo. Non è. Cioè.
potrebbero sopravvivere, esatto, se ci riportiamo. Non so, non tutti, diciamo, gli organismi reagiscono a condizioni estreme come pensiamo, come siamo abituati. Ci sono batteri che vivono nelle pozze di zolfo incandescente, esatto, dei vulcani. Grazie Ciccio Pannocchia, grazie Ciccio Pannocchia per il follow. Quindi è molto bello, è molto affascinante anche come materia, anche, vabbè, giustamente, complesso, dai. Eccoci qua. Voilà. Allora, questo software si chiama Universe Sandbox 2, in particolare, ancora un po' in early access su Steam, e rispetto alla versione, diciamo, di Space Engine che abbiamo utilizzato fino ad ora, che, ripeto, era una sorta di diorama, sì, Universe Sandbox è su Steam, ti è arrivata la notifica. rispetto a Space Engine, che dava un'idea molto bella diciamo, dell'universo, ma un universo comunque statico, non in evoluzione, invece Universe Sandbox è una simulazione di tutta una serie di aspetti presenti, appunto, all'interno dell'universo. Su tutti, ovviamente, la gravitazione, ma anche in parte, diciamo, fenomeni tipo se diamo troppa massa al sole esplode, insomma cose del genere, quindi tutta una serie di aspetti simulativi che non potevamo trattare in Space Engine. Vedrete che, insomma, dal punto di vista visivo è un filo meno fregno, però tutto sommato ci permette di provare tante cose belle. Allora, questo è il sistema solare, ok, lo conosciamo bene e quant'altro. E ora sta andando un po' a una velocità matta. Io non mi ricordo qui come si cambia la velocità di movimento. Il tempo dice good. Grazie. Grazie mille per la sub. E questi oggetti che voi vedete muovervi in questo momento non è che, diciamo, non è che sono in un moto, come dire, precalcolato, ma si stanno muovendo appunto in maniera del tutto dinamica sotto l'influenza del campo gravitazionale del Sole, ok? Quindi, in questo momento, cominciate a scatenarvi a pensare cose da provare qui, ok? Noi ne proveremo una più o meno semplice. Sì, che è la, semplice, che è la prima che ci hanno richiesto in tanti, e anche la volta scorsa, che è ovviamente il grande classico, il buco nero. Ok, okay. Sì. Magari lo mettiamo il buco nero. Uno si può fare un sacco di cose divertenti. Rallentiamo un po' il tempo di simulazione, altrimenti esplode male. Esplode, esatto. E proviamo. Allora, qui in questo software è possibile modificare ogni singola, sostanzialmente, parametro di ogni corpo celeste. Quindi abbiamo la massa, il raggio, la densità, e quant'altro. Non so, temperatura superficiale. E vabbè, l'età, perché a una certa questo esplode, e quindi se ne aumentiamo troppo l'età esplode, e per non dire altre robe, insomma, movimento, composizione, ovviamente essendo una stella vediamo che è fatta una sfera di acqua, per esempio. Potremmo fare un sole di acqua, quindi proviamo a fare un sole di acqua. Quindi io fermo la simulazione, se no si sminchia. Ah, dice proprio aumento plasma, subito plasma, eccolo qui, che giustamente dice sta roba a 5000 gradi ci metti l'acqua, è normale che diventa plasma. Ecco qua, quindi facciamo una stella di acqua. Ora mi devo ricordare il comando per accendiamo Giove, va bene, dopo proviamo anche ad accendere Giove. Quindi ci avviciniamo ancora una volta al sole, proviamo a dare il via e vediamo che succede. Niente, non gliene frega niente, secondo me. No, sono molto piano il tempo. Ah no, c'è qualcosa che sta cambiando, che lo vedo glitchare. Proviamo ad aumentare un po' la scala di tempo. Vabbè, tanto quello, scusa, acqua è contaminato con un po' di ossigeno e il plasma. Ok, giustamente. È un plasma contaminato con ossigeno, lo vediamo spesso, rimane abbastanza uguale, domina l'idrogeno. Rimane abbastanza uguale, però se ci mettiamo dei silicati. Esatto, dovrebbe cambiare colore. E dell'iron. Se fai tutto ferro dovrebbe cambiare un po' di più, forse. Però dice gas, giustamente, perché dice la temperatura è talmente elevata che rimane, cioè, gas. Tira su la temperatura. Tutto ferro. Tiriamo su la temperatura. Allora, tiriamo sulla temperatura. Questa è una cosa molto divertente. Lo so, qui mo è il panico. 5000 gradi è poca roba, mettiamo un 12000, va. 12, esatto, scrivo 12K, gli piace? No, 12 Kelvin. Ah, è 12 Kelvin, ok. 12 Sanno forse è alla 3, è 4. Eccolo. Ecco qua. Quindi abbiamo modificato la composizione del sole
per farne una stella di tipo diverso. Sai che puoi fare? Cambiare dove sta la finestrina dove siamo noi. E tra l'altro qui potete vedere una cosa importante. Ah sì, si vede anche che ruota. Ah sì, è vero, vero, aspettate. Scusate, vi metto di là. La figata, figata. Eccoci qua, noi siamo di qui. Oh, quanto siamo belli. Tra l'altro la caratteristica è che siccome non abbiamo variato la massa della stella, il sistema solare dovrebbe essere... Sta accelerando? Spero. Perché, scusami, se la massa è la stessa a livello gravitazionale non dovrebbe cambiare nulla. No, non è la stessa. No, perché... Ah, perché giustamente se conserva a densità... il volume, conserva il volume. Aumenta tantissimo la massa. Aumenta tantissimo infatti, la massa. Infatti, e infatti... Guardate, la Terra se ne va a fanculo. E infatti abbiamo rotto tutto, amici. Non siamo qui da manco 10 minuti. Bene, abbiamo già scassato tutto. È abbiamo catapultato via qualcosa lì. Abbiamo catapultato via ogni singolo sistema stellare. Guarda, ogni singolo pianeta. Sono rimasti un poco in quest'orbita molto più eccentrica. Quelli che non vanno via poi vengono spiaccicati. Quelli che non vanno via, sì, infatti sì. Infatti vediamo ora, se andiamo a vedere la massa. La massa ora dice che è 623 Giove. Che è un'unità... del cazzo. No, abbiamo diminuito la massa. Diminuito la massa. Hai messo tutto ferro, sbaglio? No, non avevo messo tutto ferro. Ah. Era un misto di idrogeno, okay. Ferro. Possiamo mettere tutto ferro. Facciamo tutto ferro. Se facciamo tutto ferro. Peccato, tutto ferro. Ah, però ho messo ha ragione, perché ho messo 12 in E alla 4, sono 120.000 gradi. Che sono circa una decina di elettronvolt. Ecco qua. Bene, ora siamo tipo a sempre metà della massa solare, perché evidentemente non serve che è qualcosa. Il sole, secondo me è esploso a un certo punto. Perché qua vedi che vedi Sun of a Remnant, che vuol dire resti di supernova solare. Resti di supernova solare. Sì, infatti, secondo me abbiamo fatto un casino, abbiamo fatto scoppiare tutto. Però è bello perché vi basta far vedere quanto basta cambiare poco alcuni parametri per far sballare. Prima di qualcosa mettere da 7 PC? Sì, del plasma. Assolutamente sì. In realtà sì, ci sono le simulazioni, quelle tipo di collisioni galattiche, che sono una roba che si... che proprio la metà basta a farvi saltare tutto. Nel frattempo in quanti siamo, amici? Perché io non vedo la cosa. Esattamente, esattamente. Allora, puoi ripristinare o...? Assolutamente, ora ripristiniamo il nostro bel sistema solare, se lo trovo. Eccolo qui, Solar System. Oh. Fantastico. Zezzanduno. Allora, che vogliamo fare? Vogliamo accendere Giove. Accendiamo Giove. Ci hanno detto accendiamo Giove. Qui. Prima cosa scambiamo il sole con Urano. Con Urano. Tu devi dire Urano almeno una volta più. Già prima si parlava di inclinazione e hanno detto che Urano è inclinato a 90 gradi. Quindi mi sto contento. Hai visto che bello ordinato che era e ora invece è invece. Allora, abbiamo incasinato tutto. Vediamo un po' se mi ci fa andare. Allora andiamo su Giove con calma, dottor. Ok, sì, è lì. Però volevo avvicinarmici. Perfetto. Allora, ora un Giove è 318 terre per lui. Facciamo che in realtà pesa un sole. Guardate ora quanti soli è, per darvi un'idea, cioè. Niente. Cioè non è niente. Allora lo facciamo pesante come il sole. E quello dovrebbe accendersi, credo, no? Boh, dipende come si muove il programma. Si è acceso. Direi che si è acceso. E dobbiamo aumentarne, penso, la temperatura. Perché non credo che riesca a calcolare. 100 no. Facciamo un secondo sole, quindi 5K. Quindi sì. Vai. Ecco qua. Abbiamo appena acceso il gioco. Che poi che succede intorno. Allora, ora spero. Sì, ora è in pausa. Diminuiamo un poco, perché sono curioso di vedere gli effetti. Aumenta la densità. No, vabbè, ma se... perché penso che sia calculator radius, quindi vuol dire che lui mi calcola il raggio. Penso credo che quindi ora collasserà un pochino. No, densità 1,33 grammi. Un po' poco. Forse un po' poco, ma è un po' più denso. Ma penso che se cambi la massa dovrebbe densarsi da solo, no? Ho fatto no, metti i calcoli di 3. Ah, c'è la massa chiusa, invece il raggio, vedi? Ah, ok. Ah, cambia il raggio, ok. Ah, perché viene calcolato in base alla composizione. Sì, 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 sì. Che dice giustamente calcolate the radius, perfetto, perché lui sa esattamente. Mi avete rovinato le retine. È andata così, ma detto che si accendeva. La scienza è così. La scienza è così. Un momento c'è le retine. Ragazzi, accendete Giove. Che ecco qua.
E ora facciamo ripartire la simulazione e vediamo. Vediamo vedere che cavolo succede. Ora succede, è un po' brutta, penso. Unpost, space. Fai a veloce. Ora sono 4 giorni al secondo. Ha voglia 4 giorni al secondo. Ora sono 10 giorni al secondo. Già, si, già, già guardate, guardate, sta inclinando tutto. Compreso il sole. Tutte le linee, il sole, il sole se ne sta andando. Tutti i pianetini subito. Entrerà in sistema binario con Giove, penso. Entrerà, dovrebbe, tutto va bene. Poi se si non, sfanculano per Fiona. Se non moriamo, date una sedia a Vitturini. Vitturini la sedia ce l'ha, ma non ci ce si siede. Ma non ci passo perché qui abbiamo poco spazio. Questo è così. Anche qui forse stai meglio. No, guardate, si sta completamente smicchiando tutto. Per utilizzare un termine scientifico, i pianeti, come vedete, continuano a seguire il Sole, ma il Sole nel frattempo si è avvicinato a Giove. Si è avvicinato a Giove. Se tutto va bene, entreranno. Ma detto, ma adesso Marte se n'è andato a abbracciare Giove. Marte si è fatto. Più dall'indietro. Fighissima questa cosa. Vuoi zoomare un po'? Sì, come no, poi. Ah, vediamo Urano dov'è. No, Urano sta a posto perché sta fuori, no? Oddio, insomma. Fuori no, fuori dall'orbita non c'è niente, è il teorema di Gauss. Ma no, c'è più massa adesso. La Terra in questo momento sta andando dritta su Giove. Ah, no, perché c'è più massa. E Terra. Ciao, sì, Terra. Ciao Terra. Siamo morti tutti. Sì, è andata così. Siamo morti tutti così. Siamo tutti morti. Vediamo la VAR. Vogliamo... Ma tra l'altro non è scoppiato nessun pianeta, è schioppata la Terra proprio. Cioè Venere sta là, Mercurio guarda sta Marte là. Che cosa vi Marte che però guardate come in questo momento questi i due soli senza fare niente sono praticamente entrati in un sistema binario. L'unica cosa che è successa è che abbiamo perso la Terra. Il CID con Giove, bravo. Esatto. Che binario ha investito in una Terra in tra l'altro se ci avviciniamo si sta vede ancora ruotando. Si vede che la Terra, i pezzi della Terra stanno ancora ruotando in maniera vabbè perché non si vedono bene perché lo so, la cecità. Ripeto, io mai avrei pensato di diventare cieco per colpa dell'astrofisica. Esatto. Esatto, astro. Voglio replay alla fallo. Ok. Se a binario si sfanculano male, se acceleri cala la potenza. Se acceleri cala la... La precisione. No, infatti mi dice, simulation can run any faster with current setting. Perché tu gli dai dei... Sì, un delta T minimo. Gli dai un delta, sì, esatto. Gli dai un delta T minimo, cioè gli dici sostanzialmente qual è il frame, ecco. Tanto Marte sta facendo un giro fichissimo. Marte va a sei proprio andato via. Questo programma si chiama Universe Sandbox 2. Vabbè, questa era una delle cose che volevamo provare. Ora ne proviamo. Riazzeriamo. La cosa bella è che hai capito, giochiamo a fare Dio. Quindi riazzeriamo. Oh, questo qua mi è venuto male. Oh, tutto a posto. Qua fai così. Faccio così. Allora, possiamo fare diverse cose con i buchi neri. Una cosa molto bella è mettere, vabbè, il buco nero al centro. Questo è classico, potremmo iniziare da questo. Però potremmo far passare un buco nero veloce. Esatto, io vorrei fare il sistema. Facciamo passare un buco nero veloce tipo così, esatto, radente. Dritto, allora, dritto. Si fa così. Add. Ah, più sono notato sulla circonferenza. Allora, poi lo facciamo solo noi, ci giochiamo un po'. Un buco nero grande un milione di soli. No, un sole questo è. 100 soli, 10k soli. Almeno 10k, dai, su. 10k soli. 10k, lo lanciamo. Con una velocità automatica, quindi 10k lo spariamo. Eccolo qui, ce l'abbiamo davanti. Dopo, probabilmente. Se a binario, sì, ma l'abbiamo creato di fatto dal nulla. Quindi, stoppiamo la simulazione. Lancio il buco nero. Oh, come vedete, ha già creato quello che vi abbiamo fatto vedere anche la volta scorsa. Piccolino più. Eh no, guarda, questo qua è il lensing gravitazionale, cioè il fatto che comunque la gravità fortissima. Guardate che figata. La gravità fortissima del buco nero piega la luce e di fatto crea una sorta di lente che ti permette di vedere quello che c'è dietro. Infatti in questo momento che è quello che se vedete, puntate se usate questa devo però far vedere il cursore qui. Scusatemi un attimo. Tanto salutiamo Ash. Buonanotte. Buonanotte. Qua devo catturare il cursore. Abbasso il volume della musica. Un secondo. Eccolo qua. Ok, dovrebbe andare un po' meglio. Ad esempio, se voi vedete questa stella qui, normalmente se ci metto il buco nero davanti non dovrei vederla, invece riesco a vederla ancora, questa qui, sostanzialmente, anche se il buco nero c'è davanti, proprio perché fa una, diciamo, una sorta di lente gravitazionale, infatti si chiama appunto lente gravitazionale. Nel frattempo abbassiamo pure un po' qua la musica. Cos'è un buco nero? È una singolarità dello spazio-tempo. No, è una stella talmente grossa e talmente pesante. Ah, non che... detto che sia una stella, vabbè. Vabbè, è un agglomerato di roba che è talmente denso, talmente pesante,
che non fa uscire nemmeno la luce. Cioè nemmeno la luce riesce a scappare. Pur essendo la cosa più veloce che conosciamo, non riesce a scappare. Nel frattempo abbiamo già avviato questa cosa, è parte di gran classe comunque. Noi rallentiamo un poco per vedere l'evoluzione. Ci mettiamo magari in una, diciamo, prospettiva, esatto, dall'alto. Diciamo e vediamo un poco cosa succede alle traiettorie dei vari pianeti al passaggio del buco nero. Nel frattempo magari dico due paroline sul... Eccolo lì, sta arrivando. Che sta a fare? No? Perché sta andando? Se voi prendete un pianeta, ok? Ora senza andare nei dettagli delle formule, voi avete che per poter scappare da un pianeta, dalla sua attrazione gravitazionale, vi serve una certa velocità. Questa velocità si chiama velocità di fuga, ok? E dipende dal pianeta da cui state, ok? Che è successo? Se andando via il buco nero, non ci voleva. Ma perché? Che ne so, dove l'hai lanciato? L'avevo lanciato dritto. Dritto dove? Cosa succede? No, si è... Nel momento in cui voi dite che la velocità della luce è quella ed è finita e non ci può essere niente più veloce della luce, automaticamente state mettendo un limite. Per cui se voi avete abbastanza massa, la velocità di fuga dipende dalla massa, dalla densità, e... beh, dipende quanto sei lontano. Vabbè, campo gravitazionale, vabbè, lì comunque... Vabbè, potete avere una massa talmente elevata che la velocità di fuga è superiore a quella della luce. E in quel caso avete un buco nero. Vabbè, in relatività generale succedono altre cose, però diciamo. Sì. Però diciamo che cioè, quello che si vede nero, cioè la singolarità è al centro, vabbè, non è che si sa bene che cacchio succeda al centro del buco nero, cioè la teoria, diciamo, prevede la singolarità, poi è tutto da dimostrare, cioè nel senso... Non esiste nello però spazio... Però quello che c'è all'interno del buco nero è in realtà spazio, cioè non è che c'è niente di diverso dentro, semplicemente da quella parte di spazio-tempo non può uscire luce, quindi non la vedi. Però quando attraversi l'orizzonte degli eventi del buco nero, in realtà tu, se il buco nero è abbastanza grande, diciamo, non è che senti nulla che ti cambia... da un metro prima a un metro dopo. Se ovviamente diciamo il buco nero è abbastanza grande e quindi non c'hai ancora le forze che ti distruggono e queste cose. Ah, questa è la traiettoria del nuovo buco nero che ho lanciato. Ma non ho capito perché viene deviato in questo modo. Vedi un buco nero positivo, cos'è? Che fa? Infatti, secondo me è la simulazione che scazza quel buco nero. Può essere. Ora uno un po' più piccolino vedere. Ora l'ho lanciato e guardate già le orbite come cominciano a deviarsi. Guardate Nettuno che già viene attratto ovviamente da questa roba che è grande 10.000 volte il sole. In realtà guardandoli in prospettiva, guardate qui che roba completamente matta. Vengono completamente attratti, quindi si è creato un buco nero perpendicolarmente al nostro piano, al piano di diciamo dell'orbita del sistema solare. E ora tutti i pianeti stanno andando verso di esso. Non ho capito perché. Sta dicendo che cioè, sono patatine fritte gratis e tutti i pianeti si stanno buttando. Non ce la fa calcolare il dettattivo, guarda, fa un po' avanti e indietro. Beh, in teoria questo calcolo sarebbe un infinito per... Esatto. Diciamo, indipendentemente va approssimato. Eppure ce la fa, il problema è che stiamo simulando tutto il sistema solare. Sì. Sarebbe forse il caso di provare a fare lo stesso magari con un... con un sistema, cioè, più senso, piccolo vabbè, rende più o meno l'idea della quantità di attrazione che ha un buco nero rispetto al sole. Giustamente abbiamo messo la massa di 10.000 soli, è come se lì ci fossero 10.000 soli. 10.000 soli, cioè nel senso è che diciamo c'è intorno al buco nero plasma. È vero. Sì, è vero. Qualsiasi cioè, cosa beh, però nel senso è giusto quello che dici, cioè nel senso quando si vede il famoso disco di accrescimento è plasma. Giusto? Facciamo tipo solo Terra. Ecco qua. Terra Luna, Terra buco nero, direi. Ah no, questa era una simulazione sulla creazione della luna. Cioè, questa era una luna primordiale in cui bla 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 bla. Ma se metti un buco nero al posto della luna. Vabbè, grazie. Il buco nero è come. No, in realtà si puoi fare un buco nero piccolino. Se metti una massa del sole abbastanza piccolo e lo metti tra la Terra e la Luna. Vedi come distrugge tutto ed è molto carina questa cosa. Fighissima. Cos'è? Questo ho sbagliato a caricare. In realtà era carino far vedere pure, ad esempio, come se mettiamo ad esempio un buco nero in orbita attorno al sole, questo comincia a fregargli tutta la materia perché ti fa vedere proprio i gas che vengono fregati. Facciamo un po' di plasma. Oggi è tutto un plasma a perdita d'occhio, come il basso Lazio. È fantastico. Allora,
Still, allora mettiamo ovviamente un bel la miei occhi, i miei poveri occhi. E poi ci piazziamo, non una galassia, non una teiera, no. Ci mettiamo un buco nero in orbita binaria. Mettiamo una massa solare. Una massa solare, 100 masse solari, dai. E che sta 100 masse solari se lo succhia. Appunto, è quello che vogliamo. No, ma se lo succhia proprio intero, no? O gli dà una velocità. Proviamo una. Una massa solare. Ma scusami, a parità di. No, vabbè, è solo molto più. Ma non ci sono buchi neri vicini a noi. Comunque, comunque una massa solare non può. E non può tirarselo. Sì, non può, te lo dire. Posso lo tirare? E beh, sono entrando in un sistema binario in questo modo, però non riesce ovviamente, mi sa, tra l'altro qua vi fa vedere esattamente la traiettoria che avrebbe. E diciamo... Metti 2-3 masse, così magari lo attrae. Allora, rispondiamo un attimo alle cose. Prima Alex, allora, come mai nessuno, a parte per il fatto che non sono vicini, poi i buchi neri in realtà predetti, vabbè, penso all'inizio del Novecento, perché hanno fatto questi calcoli e hanno detto, oh, ma sai che questo è possibile che... si crea un fenomeno del genere, per vederli è un po' più difficile. Perché come dice il nome, sono buchi, no, sono neri. Quindi in realtà devi... Ecco qua, ecco qua, ragazzi, guardate. Questa è una cosa, questo è sostanzialmente il... Sì, è il buco nero che sta risucchiando poco alla volta i gas, sostanzialmente l'idrogeno del Sole. Quindi ogni passaggio appena gli si avvicina gli strappa dei pezzi e se li ingloba. In questo momento mo sono andando in orbita, prima o poi gli cadranno addosso sostanzialmente. Ma anche no, può essere. No, prima o poi gli penso gli... Ovviamente sono a distanze che in realtà non siamo in grado di lanciare sonde e vedere effetti nei prossimi milioni di anni, 10.000 anni. Nel senso, sono tanto lontani. Non è neanche fattibile lanciare una sonda e vedere un risultato. Quello che succederebbe in realtà è complicato a vedere, perché quando la sonda si avvicina al buco nero e ti manda un segnale, non lo ricevi. Questo non lo ricevi perché in realtà viene distorto l'attrazione gravitazionale del buco nero. Forse possiamo aprire un po' la finestra? Sì, uno perché sto squagliando, due perché hanno smesso di passare ambulanze e polizia. Sì, sostanzialmente la luce e il segnale radio che vi manda la sonda sono più o meno la stessa cosa. Per cui, come la luce non esce dal buco nero, il segnale radio non esce dal buco nero. Quindi, se voi mandate una sonda nel buco nero, non ci tirate fuori niente. Esatto. Ammesso che rimane intera, comunque, ammesso che non viene. Potete millantare di aver lanciato una sonda in un buco nero e di avere tutti i risultati che avete potuto ottenere. Esatto, cioè zero. Quindi, vabbè, questo insomma era per mostrarvi qualcosa. Esatto, la voglia di distruggere in realtà, perché capendo come si distruggono le cose possiamo anche capire come non farle distruggere. Solo questo è il motivo, non è perché certo. Spaccare è bello, figo. No, spaccare è bello, figo. Poi, allora, quando per rispondere alla domanda di Fide, cioè, quando un corpo, come abbiamo visto il plasma, finisce all'interno del... cioè, sorpassa l'orizzonte degli eventi e quindi poi, diciamo, collassa nel buco nero, che succede? Il buco nero ha più massa e quindi semplicemente diventa più forte la trazione gravitazionale, si allarga all'orizzonte degli eventi e tutto lì. Cioè, sembra una cosa, la fine del mondo e queste cose. In realtà, dentro lo spazio-tempo sta benissimo. Beh, oddio, sfrattavo. Dentro lo spazio-tempo sta benissimo. Quando tu da dentro e fuori, in realtà quella è l'orizzonte degli eventi è solo una zona geografica che tu hai, ma in realtà lo spazio-tempo non è lì, è normale. Beh, ci arrivi quasi alla luce della luce dentro il buco nero, però. dipende da come ci... Sì, vabbè, ci arrivi. Ti tira con una... Sì, dipende come... Cos'è? No, avevo provato a mettere un buco nero in orbita alla Terra, che si è ovviamente sfrangiata in una serie di pezzi. Era la Terra? Era la Terra questa qui, sì. Forse devo metterlo in un'orbita più larga, insomma. Forse un sistema binario, non penso che ce la fa. Che basta una massa solare. Però posso creare magari una roba più piccola, vabbè, insomma. Era tanto furdo l'ulz. Date un microfono al Vito. Provo a urlare, ma mi avvicino un pochino. Sì, perché io purtroppo... ma sai che posso fare? Sai che faccio? Tolgo sto trono del cacchio. No! Abbiamo perso il trono. Niente trono per il piccolo Bellotta. Ci mettiamo a 4. Allora, Bellotta se n'è andato. Cioè, possiamo iniziare a fare cose. Vai. Allora. Accendi le cose. Allora, dov'è? Qua. In realtà, quello che è la. Per tornare alla cosa, la singolarità, quella che rompe lo spazio-tempo e queste cose, è il centro del buco nero. Ok? No. Perché. Lì, sì, secondo diciamo una teoria che arriva a una densità infinita e quindi in realtà
l'attrazione gravitazionale è talmente tanta che si romperebbe rompe lo spazio-tempo. Però, ripeto, nessuno sa che cos'è. Quello è semplicemente, non c'è un limite inferiore a quanto si possono addensare queste cose, quindi c'è la singolarità. Ups, ho sbagliato. Supernova. Sì, hai fatto scoppiare tutto. L'hai mandata in nova. Mm-hmm. Che è un po' come dire che l'hai mandata in vacca. Mm-hmm. Mo' attivi la... Mi sa che va accelerato, però. Sì, spostalo a destra. Morto tutto. Allora, quella... la perdita di spazio tempo il buco nero. Diciamo c'è un paradosso che... tutto, ragazzi. Genera questa collateral. Diciamo che si parla. Prendiamo due sistemi di riferimento. Diciamo io e Flavio. Flavio rimane qua. Io mi fiondo nel buco nero. Ok? Ho scelto di andare io a morire perché era brutto usare. Il fatto, quando io mi avvicino al buco nero, nel mio sistema di riferimento il mio tempo scorre normalmente. Sto tranquillo. Flavio, che mi vede da fuori, in realtà mi vede estremamente velocizzato. Vabbè, perché sì, perché c'è la dilatazione dei tempi e questa è la realtà. La cosa è che l'attrazione gravitazionale è sostanzialmente come dare un'accelerazione. Sì, nel senso, i due tempi di riferimento, man mano che vi avvicinate a un buco nero, il vostro tempo rispetto a chi è lontano dal buco nero va più veloce. Esatto, quindi lui mi vede rallentato, io non lo vedo perché sto guardando il buco nero, ma lo vedrei molto velocizzato. Che succede? Quando arrivi al limite, in teoria, lui mi vede con un tempo che si è deviato dall'infinito. Perché quello è un asintoto, quando faceva studi di funzioni, l'asintoto, quello è un asintoto. Non ci arrivi mai, in teoria. Quando arrivo io a superare l'orizzonte degli eventi, questa cosa succede nel suo punto di riferimento a un tempo infinito. Quindi, in teoria, non dovrebbe succedere. Una cosa succede a un tempo infinito, non succede. Invece, che succede? Succede. Che succede? Esatto. Nel mio punto di riferimento io tranquillo passo, cioè tranquillo, mi sto abbastanza cagando sotto, ma sto passando. E quindi questo è il paradosso, che io sto passando ma lui non lo vede mai. Per questo, diciamo, si cambia un attimo, si riscrivono le equazioni, tempo e spazio, cose varie, e quindi si riesce a sistemare questo paradosso. Però è questo che, diciamo, origina molte cose, diciamo, combinato. No, qui ho semplicemente questa era la formazione mentali. Formazione della Terra e della Luna fa vedere come sostanzialmente la Terra abbia fregato materiale a una Luna possibilmente più che un tempo era più vicina, e questo ovviamente poi piano piano si dovrebbe allargare, però insomma va bene così. E no, che altro possiamo provare? Il viaggio verso la prossima ha un tempo che rispetto a chi sta prima è molto più lento. Sì, esatto, cioè lui mi vede. Cioè io lo vedo molto più veloce. Cioè quando passa un secondo da me, nel suo punto di riferimento, che è rimasto tranquillo sulla Terra a morire di caldo a casa Bellotta, sono passati 100 milioni di anni. Quindi sì, Nagofilo chiede ancora i tre corpi, I tre corpi lo dovremmo fare. Mi sa di sì. Vabbè, nel frattempo ho fatto scoppiare una Terra. Perché niente, così. Perché è bello. Già che c'è. Va bene. Esatto, è quella cosa. Nel senso, io, per me è passato un secondo, per lui 100 milioni. Ci troviamo, lui avrà un po' di capelli grigi. Però. Ah, qui è Giove, cioè il sole che scoppia con Giove. Che se ne va. E tra l'altro gli fa vedere anche. Si vede anche la massa che perde. Si vede Giove che perde pezzi. Allora, abbiamo detto che dobbiamo fare il problema dei tre corpi. Allora, il problema dei tre corpi lo facciamo subito. Allora, faccio molto semplicemente. New. Ok. Sempre poi, dov'è la mia griglia? Fede, io spiegavo un paradosso. Facciamo tre Giovi? Diverso. Tre Giovi? Tre Giovi. Tre Giovi, allora. Stoppiamo il tempo. Giove 1. Ok, dopodiché ci mettiamo in alto. Così vediamo per bene le posizioni. Dove li mettiamo gli altri due Giovi? Gli diamo una velocità relativa, altrimenti col cacchio... Se no si spiacciano. Lo so. Tutto ciò che non gira cade. Però io qua posso lanciare solo in orbita. Quindi tipo il secondo qui. Giove 2. Questo, amici, è il Giove 2. E questo lo mettiamo qui. Mm-hmm. Sì. Vediamo che succede. Vediamo se succede. Messe pieno. Pure per messe pieno, però... Eccoli qua. Sono partiti! Tanta. È un po' la gara delle aumenti un po'.
Aumenti, aumenti. Aumenti un po', dottore Bellotta. Abbiamo messo tre oggetti di massa uguale. Due in un sistema stabile. E uno fermo sulla verticale del centro di massa. Secondo me questi due si tozzano. Si crashano come... Boom! Amici, è bellissimo. E giustamente se ne va a fancuore. Che gli ha trasferito tutta l'energia nell'impatto e quindi, anzi, sono fusi. Dai, questo sistema è durato molto, molto poco. È durato molto poco. Allora, dice, due in un sistema stabile. Quindi due immagino tipo in binario. Sì, ma tanto un'orbita poi diventa un binario. Vabbè, ma tanto li posso mettere in automatico in binario qui. Quindi due in un sistema binario. Allora, Giove 1. Ok. Poi, binary. Aspetta, è un attimo. Più lontano. Qua, così? Qua. Non so quant'è, non è arrivato così. Sono 100... Certo, potevo utilizzare un'altra unità astronomica, un'altra unità, L'ho usato. 3, 3, quanti zeri sono? 3, 3, 3, sono 10.000, 10 milioni di chilometri. Dai, 10 milioni di chilometri, che cazzo. Sì, sì, dai. No, secondo me si pieno, ma no, fa una cosa, intanto vedi la traiettoria. Vedi? Dai, così, una cosa umana. Vai. Ok, questo è il secondo. E poi il terzo. Comunque, tu dici, tutte le teorie, fermo, diciamo, stravaganti su quelle. Tu fai le cose. Io dico, e non avevo le. Dov'è? No, no, due, è uno fermo sulla verticale del centro di massa. Quindi, che vuol dire? Ah, fermo? Come triangolo. Centro di massa, se non mi so, qua, penso. Ah, quindi sopra. A metà sopra il. Ah, quindi still. Tutte queste teorie di buchi, spazio-tempo, ponti e cose varie sono teorie. Cioè, più o meno a metà. Nessuno sa che cacchio succede. Se succede. Ma questo è solo un casino un po' triangolarlo. Nel senso, ci sono teorie e sono fattibili. Nel senso, metti in mezzo qua, più o meno ci sta. Sono un sacco di belle teorie matematiche che possono provare a predire modi di viaggiare nello spazio fisico. Il problema è che. Aspetta, forse si aggancia. Forse sono vere, sono false. Nel senso, non ti posso dire sì, è così. È successo, l'abbiamo qui? Fatto in laboratorio. In mezzo. Oppure sappiamo che questa cosa è successa in un punto dello spazio. Ci sta, no? Quindi. Vediamo cosa succede. Ma dove te l'ha messo, però? Figlio di troia. Vabbè, così si spiace uno sull'altro. Cioè. Aspetta. A meno che. Perché sono in. Sono in modo binario. Quindi io non ci da iniziare. Allora non lo so. Allora non lo sapevo. Se qualcuno di qua sa la dire del punto di vista cosa. Vabbè, al prossimo me lo so. Aspetta. Ah, mannaggia, sono rotto. Aspetta, ora si ripiano. Ora si ripiano. Figo come sembra. Hai visto pure la... Esatto, anche il momento dei corpi celesti. Sì, ci stiamo più o meno... L'hai spizzato a biliardo, no? Sì, lo spagnolo è spizzato a biliardo. Però guarda, ora sono messi belli tranquilli che se ne vanno. Però loro... No, guarda. Sono entrati in sistema binario. Amicici. Questi qui sono entrati in un sistema binario, vedi? Sì, perché voi pensate al sistema binario come due cose che girano intorno all'altra, ma se voi la vedete un altro sistema di riferimento, questo cioè, è se mi binario. Metto addosso a questo... Diventa nel centro di massa. Lo so, non dei so come due, si fa. Dei due, però, quello è il problema. Mi pare che non so ci se sarà sicuro fare. L'opzione per mettere. Però è bello, si vede comunque che sembrano, insomma, girano che stanno gravitando. Se non aveste queste linee, le vedresti come. Diciamo, normalmente. Beh, abbiamo fatto tipo triplo filotto reale. Ritornato con pallino. Con pallino. Ok, vogliamo provare qualche altra cosina? Ma certo. Vogliamo. Buco nero a Ginevra. Buco nero a Ginevra, ce l'hai proprio. Io tornerei sempre sul sistema solare. Proverei a fare a fare un po' di terraforming. Perché puoi modificare diciamo, puoi modificare. Un po' di Marte forming. Esatto, facciamo un po' di Marte forming. Andiamo un po'. Diciamo. O potremmo fare un plasma forming. O plasma forming, volendo. Ah, sì, però stai calmo. Ok, allora, tra l'altro qua c'è una cosa interessante da vedere. C'è una cosa anche carina se si può fare, che è quello di trasformare il Sole in una gigante rossa alla fine. Assolutamente sì, possiamo poi farlo. Possiamo farlo e sarà... Lo faremo, carino. L'abbiamo fatto prima per sbaglio, è esploso tutto. Mi sono avvicinato alla tastiera e ho fatto esplodere il sistema solare. Esattamente. Allora, con... edit, che figata. No, add. C'è una modalità per spruzzare... No, che cazzo è? Launch, no? Rings... No, c'era una modalità. Aspettate. Tools, eccoli qua.
tools possiamo... Le bombolette di CO2. Esatto, ci sono le bombolette, quindi possiamo tipo dire... Idrogeno. Allora, che cosa serve a Marte per essere terraformato? Acqua. McDonald's. Acqua. Carbonica. Allora, acqua. Quindi ci mettiamo un po' di acqua. Mettiamo un po' di acqua, dovrebbe spruzzarla. Anzi, sta comparendo. Ah, no, perché quelle le aggiunge. Ah, abbiamo spruzzato da... Spatechak, subito. E poi niente di carbonica, però. Com'è? Poi niente di carbonica. Ma l'abbiamo messa poca, Abbiamo messo... Guarda, alziamo un po' i livelli. Ci sta, canto le temperature. Qui dovrebbe darti... Ancora deve arrivare. Ancora deve arrivare l'acqua. Ah, perché praticamente è uno spruzzo interstellare. Che babbaro per fare il terraforming di Marte, mi sembra giusto. Stiamo aggiungendo roba, mi sa, sì. Sto modificando i parametri. Guarda che la massa che aumentava piano piano. Sì. Tra l'altro ora c'è... Vabbè, acqua qui è se la modifichi, però modifichi proprio la composizione, diciamo, interna. Ma l'once è lo stesso? No, l'once è un'altra cosa. Vabbè, dobbiamo... aumentiamo la velocità dell'acqua, cioè non è che ci sono problemi. Vai, mandi acqua supersonica così spacchi Marte con un getto. Stiamo spaccando Marte con un'idropulitrice gigante. Mi piace. Mo la sto sparando a velocità della luce, quindi gli dovrebbe arrivare. Allora, in ordine di tempo. E poi ce n'è. Allora, il fatto è che non è che abbiamo tutta quest'acqua a disposizione, quindi dovrebbe andare a prenderla. Particle mass, aumentiamo le comete, il rate. Che ne so, cose varie. Tipo dei expanse. Ma no, riempi l'astronave dei gas e di acqua, no? No, dici che poi diventa un po' pesante e poi la devi. Potrebbe essere. Aumenta l'acqua. Beh, la massa evapora, no? Era aumentata prima. E infatti qui siamo al punto. Perché? Perché Marte non c'ha la magnetosfera. E quindi giustamente, non avendo alcuna protezione dal vento solare, quella evapora. Tra l'altro qui si può attivare la visibilità del campo magnetic field. Show magnetosphere. Come vedete. Ma dov'è? Tutta la mia acqua è lì dietro. Come vedete, Marte di fatto praticamente non ha una magnetosfera. L'hai sparata C, grazie che avevi lì dietro. Marte non ha una magnetosfera. A zero proprio. Quant'è il campo del... Mettiamo un Gauss. Boom! Quindi abbiamo creato un campo magnetico. Un Gauss è tanto, Ma... No, il campo magnetico terrestre. Quant'è il campo magnetico terrestre? Dipende da dove. Gauss. Esatto. Quindi in questo... 10 alla... 4 Gauss sono un Tesla. La risonanza che ti fai all'ospedale è nell'ordine del Tesla. Ok. Quindi. Ma su Terra te lo diranno. E ora, giusto. Volendo. Anche tu hai ragione. Anche tu hai ragione. Ti dirà, dovremmo aggiungere acqua, ma mi sa che continua a spararla dietro. Non riesco a capire perché. Quindi diminuiamo un po' la velocità. Quanto abbiamo messo? 100 km al secondo. Non mettiamo 1000 km al secondo. 1000! Niente, continua a spararmela dietro. Non riesco a capire perché. Ma la spara dietro. Vabbè, possiamo provare ad aumentare da qui, però, la composizione. Facendo climate, vabbè, surface temperature. Show atmosphere, show clouds. No, aspettate. Composition. Quindi, se aumentiamo un po' l'acqua. Sì, però così me la sta mettendo nel nucleo. Me la sta mettendo sotto, vedi? Solid. No, dovrebbe comparire. Perché l'ho provato prima. E compaiono proprio i mari, praticamente. Cioè, tu vedi la superficie del pianeta. Vabbè, rifacciamo da capo. Riproviamo un secondo. Sì, però piano. Vabbè, no, che ci frega. Tanto noi riusciamo comunque a piazzare. Allora, abbiamo detto che dobbiamo mettere una magnetosfera. Gli mettiamo una magnetosfera. Vedi quanto ha la Terra? Così la metti simile. Vediamo quanto c'ha la Terra. Magari è 0,32 Gauss. Vabbè, dai. Quindi andava benissimo. Andava bene. Sono 10 volte in più, dai. Allora, 0,32 10 in più, 10
10. Gauss. Boom. E quindi anche lui c'ha la sua bella magnetosfera. Eccola qua. A questo punto proviamo a spruzzarci monnezza sopra. Water. Sperando che la prenda, se non se ne va. Ma perché va dietro? La sto spruzzando qua. L'avevi fatto così? Sì. È come se la sparasse dietro. Mettiti vicino, vicino, vicino. Vai. Basta vedere se la massa sta crescendo. Scusate, qua. No. No, da dove stanno tutte? Ma perché? È strano, infatti. No, ma l'avevo provato prima. Cioè, questo ti permette di, appunto, cambiare la... Vabbè. Mannaggia. Mannaggia, non va. Climate. A sto punto, per vendetta, buttaci sotto su buco nero. Dici? Cioè, non ti ha fatto fare la cosa? No, non sto scherzando. Me lo fa, E le crea dietro. Cioè, io capisco che è difficile. Ah, temperatura superficie. Siamo a 12 gradi. Perché così? Subito scende. Perché non ce la fa, vedi? Certo, non ce la fa. Albedo, greenhouse effect. Perché? Perché non riesce a tenere la temperatura. Aumenta non l'effetto c'è. Serra. Aumentiamo l'effetto serra. Quindi greenhouse effect lo mettiamo a 10. No, prova a 10, un po' così. 10. Numeri a caso. Poi. E poi. Diminuisci l'albedo 0. E che vuol dire che non riflette più niente. Esatto. Vedi che sta alzando la temperatura? Giustamente. Ah, tra l'altro piano qua piano mi dai i graf. Mamma mia, che figata. Esatto. Piano piano la temperatura si sta alzando. Capito? Poi. Mo dobbiamo riuscire a fare un modo di dargli dell'acqua. Delle cose. Si sta alzando, ma non così tanto comunque. Come sta sempre le nuvole. La mette sempre sotto, non riesco a capire perché. Climate? E climate è quello con cui stavamo giocando. Ora ha 10 gradi, però è comunque a meno 30 gradi. Si sta lentamente riscaldando. Sostanzialmente. Perché infatti climate vedi. Off? Turn on temperature calculation based on latitude. Quindi mi fa disattivare tutti questi effetti ah, qui. Okay, e li perdi. No, esatto. Abbassiamo questo albedo. Aumenta l'effetto serra. Aumentiamo l'effetto serra. 20. Vai. Se facciamo passare il tempo più velocemente. Non si scalda. No, si scalda, esatto, si scalda. Esatto, quello che lo scalda è. Guarda. Sta andando. No, ma si sta raffreddando di nuovo. Vaffanculo. Ragazzi, giocare a fare Dio è un casino comunque. Meno 15. Eh beh, quelle sono un coglione, l'orbita. Sì, è notte, no? Devo aumentare l'effetto serra, quindi. Aumentiamo l'effetto serra! Ci vuole più effetto serra. Show clouds, cose. Il problema è che se non ci mettiamo nell'acqua questa simulazione diventa un po'... Lo so, non me la fa mettere. Force, pulse, fireworks. Strana. Molto strano, ma l'ho provata prima e me lo faceva fare senza problemi. No, Norman, se noi modifichiamo la temperatura della superficie, quello poi ce la rimette a posto. Ah, aspetta, però è comparsa l'acqua, hai visto? Perché non era più ghiacciata. Quindi certo, ci basta alzare. Poi, no? E quindi dobbiamo alzare sta cazzo metti di. Mettila a 60. O 600. Guarda, guarda, c'è l'acqua. C'è l'acqua. Non riesce a tenerla. Non riesce a tenerla. Non riesce a tenerla perché l'effetto del serra. Marcello Serra, un mio amico dell'università, e l'effetto dell'effetto l'effetto serra è un po' troppo debole. Ma sai che. Ma quanto è sulla terra, scusa? Qui ci vuole Arianna, però, Qua ci vuole Arianna, infatti ci ho pensato. Facile, e Mariani sta. Arianna sta. In Portogallo sta, a fare. Ha fatti i suoi. Poi gli dico, collegati e ci dici che dobbiamo fare. Vuole quanto è sulla terra? L'effetto serra. Subito, a dispositezza. Vediamo un poco qua. Come vedete, insomma, non è sì. 33 gradi di effetto serra. Ma ti quindi in gradi te lo dice l'effetto serra? No, dovrebbe dirti. Vuol dire sì. Sì. In gradi. Albedo. Sì, no, nel senso, ok. Non è la stessa cosa. No, direi di no. Torniamo al buon. Non riusciamo a scaldare sto cazzo di Marte. A questo punto fra un po' se non aumenta un po' la pressione superficiale, dai. Se continua così. Quanto è? Quanto mettiamo? Metti un bar.
Ci stanno i bar. Vabbè, ah, sì, mille, bar. Sono un coglione. Un bar. Un cesso. No, no, sta prendendo fuoco. Sta prendendo fuoco, non va bene. No. 30. Troppa. Green house abbassa, abbassa il greenhouse. Va bene, dai. La calcola in automatico. Diventa venere. Ah no, aspetta. Guarda che oscilla, mo. Guarda come oscilla bene. Aumenta l'albedo. Vabbè, dai, vai, ci sta. Aumenta l'albedo. Hai solo 60 gradi di escursione termica, dai, su. Guarda qui, l'abbiamo portata a 60 gradi. Cercherei di abbassare quel greenhouse sotto i 100. Però vedete che si iniziano a... Beh, c'è dell'acqua il ora. Il problema è che hai aumentato un botto la... L'escursione? No, perché hai stravolto la confezione atmosferica, no? Perché adesso è un bar di pressione. Ah, e massa atmosferica. Chissà. È un casino, raga. Cioè, veramente. Questo vi dà l'idea. Le cose più belle che. Vabbè, però dai, su, quanto fa al massimo di temperatura? E beh, fa quell'escursione termica tipo. Aspetta, vediamo un po'. C'è il grafichino. Tra poco potete buttarci dentro pure la pasta, giusto? Vabbè, guarda. Vabbè, solo 33 gradi, 34 gradi, più o meno quello se che ci sta. Scende a meno 20 a posto, dai. Altra cosa che possiamo fare è andare sulla Terra e alzare l'effetto serra. Oh, ragazzi, volete dire? Vogliamo giocare a fare Trump. Giochiamo a fare Trump. Aspetta, guarda che sei quasi stabilizzato. Guarda, c'è un po' un effetto logaritmico in cui bolliamo tutti quanti a 43 gradi. Però comunque io credo che per essere la prima volta che giochiamo a fare Dio è un ottimo risultato. Sono tutti morti, ma è un ottimo risultato. Beh, oh, il pianeta non è esploso. È presente come abbiamo iniziato, no? È la prima volta. Effettivamente è la prima volta che riusciamo a non far esplodere un pianeta. Guarda qui che bello. Ci dovremmo impegnare, guarda. Optimize for climate view, non so cosa sia. Ma che è sta roba? Non vedo più niente. Show atmosphere. Ah, show clouds. Ah, quindi mo è tutta acqua. Ma si muovono anche le clouds. È una palla d'acqua, mo. Ok, vabbè, togliamo un poco di acqua. Troppa acqua. Troppa poca acqua. Troppa, va bene così. Meno acqua. Più acqua. Diviso acqua. Diviso acqua. Comunque è tutta acqua, non ci sono. Vabbè, è proprio una palla d'acqua. Però questo è già bello. È un equilibrio molto, molto difficile, ecco. Tra l'altro puoi far uscire anche le piantine. Davvero? A un certo punto se calibri tutto alla perfezione scompaiono pure le macchie di verde completamente. Oh mio Dio, questa cosa è bellissima. Faremo questo stanotte, ne è già noto, insomma. Nel frattempo ho fatto una faccina o un cazzo, non lo so. Disegniamo un pene gigante nello spazio. Va bene, allora. Che vogliamo fare? Fai bollire la terra prima. Poi facciamo bollire la terra. Prima di mettere il sale, poi esatto. Ci facciamo la pasta. No, facciamo scotta. Ho sbagliato. Le sciapa come i francesi. No, stai fermo. Okay. Terra. Questa è la terra, un po' impazzita. Esatto. Piano piano. Molto bello questa cosa. Modifichiamo un po' l'effetto serra. Allora, adesso. Tenete da parte due vongole. Ma action secondo va? Tipo la puoi fare esplodere. Ah, delete. Boom. Zero velocity, cioè gli togli tutto e quella comincia a cadere. Show trail, rotational lock. Vabbè, puoi fare un po' central trail center, gli puoi dare centro del centro di massa. Add moons to the planet. Bocciani, grazie mille per il follow. Allora, no, proviamo un po' a climate. Aumentiamo un po' l'effetto. Allora. Ah no, però quello è automatico come il climate. Allora, il climate è automatico. Vediamo che succede. Dovrebbe essere stabile. Scende. Perché scende questa cosa? Beh, scende normalmente, penso, no? Vabbè, perché magari sta andando inverno, no? Vedi, anche col climate automatico il grafico. Sì, okay, guarda. Okay. Ah, sta morendo, però, insomma. No, ma è scesa di pochissimo. È un effetto dello... Sì. Della scala di grafico. Esatto, della scala. Allora. Quindi disattiviamo questo automatico. E aumentiamo l'effetto serra. Metti 40 e vediamo che succede, Ecco qua. Puff. Questa cosa è strana. Quello che puoi fare. Quello che tra l'altro c'è fare... composizione dei gas serra qui sotto, eh. Ah, figo. Qui Arianna era. Ah, si sta mangiando. Capacità. Vedi? Capacità termica della. Allora, metti un sacco di ossido di carbonio. Si stanno sciogliendo i poli, per esempio. Aumentando. Cioè, insomma, con calma. Vabbè, ma sto programma è una figata. Guarda qui. Prova a mandarlo molto veloce a vedere con questa cosa come funziona. Dove va a finire?
Eccola qui, dobbiamo finire, amici. Eh? Ecco qui, c'è quel... niente. Vabbè, per ora è niente. È un grado, due gradi, dai. No, guarda il greenhouse effect. Mille anni, però, dai. Beh, abbiamo aumentato anche di poco. Sta oscillando. Oscilla. Vabbè, ovviamente, essendo una simulazione, va pure un po' a cazzo. Va pure un po' a cazzo. E... Fai 50. Fanno 50. Boom, 30 gradi. Capo, ho fatto 50 di effetto sera, che faccio? Lascio? Esattamente. Ah, qui dovrebbe farti vedere... Posso fare una cosa. Non so se si fa vedere lo scioglimento dei poli. Ma per sotto diminuisci... Non c'è proprio. No, ma c'erano prima o no? Non mi ricordo. 30 gradi di temperatura ufficiale. 30 gradi è tanto. Beh, la temperatura media della Terra è di certo non 30. No, io intorno ai 15. Che ne so, diminuisce la beta e vediamo se questa cosa inizia a fondere a zero. Senza 60. E 60, così. Bella, scura. Evaporerà prima o poi, no? È strana questa cosa del fatto. Beh, la Terra è un po' più stabile, diciamo. Altro, siccome la simulazione è talmente veloce, la Terra si è completamente sminchiata dalla sua orbita, perché il delta T è troppo grande e giustamente se ne va. Ovviamente, come dire, la simulazione comunque ha un numero di risorse limitato. Beh, piazziamo se Greenhouse effetto a 130 e vediamo che succede. Beh, scoppiamo, che deve succedere. No, non me lo fa neanche mettere. No, non mi permette di... non so perché, chissà quale parametro. Ah, giusto, senza albedo non lo puoi fare sta cosa. Perché? Non lo so, dipende come lo fa. In realtà l'albedo è come riflette. Ah, ora l'abbiamo ghiacciato. Che ora riflette troppo. Vedi, se la Terra esatto. Riflettesse troppo, ora stiamo aumentando quando riflette. Esatto. Tutto ghiacciato. Abbiamo ghiacciato la Terra. L'albedo è la quantità di luce, di radiazione che arriva sulla Terra che viene riflessa nello spazio. Quindi vabbè, che è apparente stretta dell'effetto serra. Che è apparente stretta. Diciamo, che cos'è che lo riflette? Principalmente nuvole e deserti. Ora si sta lì. Il mare. Lentamente però, tornando a una temperatura umana. Ora invece superiamo ovviamente i gradi. Ora ad esempio a 0,5 stiamo facendo riflettere metà della luce che riceve. È comunque più o meno freddina, diciamo. Però almeno non sembra squagliata. Sì, beh, insomma Universe Sandbox è molto figo per questo. Potete giocare con un casino di parametri. E come vedete non sempre è semplicissimo possiamo provare gestirlo. A gestirlo. I buchini di super giganti. C'è Sagittarius. Che vuoi fare? Prova a metterlo vicino e vedere. Giusto per. Ma dove lo mette? Accanto per far vedere le dimensioni. Se è fatto bene. Che ne so se è fatto bene. Che ne so se è fatto bene. Sì, è fatto bene. Dire. Ok. No, accanto alla Terra, accanto al sistema solare. Allora, questo. Sì. Ah, vediamo un po' quanto grande viene. Se noi addiamo un buco nero 10 milioni di volte la massa del Sole, Sagittarius Alpha 43. Beh, non è enorme, eh. Vabbè, è molto denso comunque. Beh, tipo grande quanto 3-4 volte. Sì, ma una massa che. Lo so, appunto. E tipo lo mettiamo qui. Vabbè, se si piace tutto in 3, 2, 1. Mettiamo qui. No, qua non vediamo più niente. Secondo me No, lo metto qua vicino e ci godiamo la distruzione totale. Mettine due, oggi. Mettine due equidistanti. Tum, guarda. Tutti quanti. Perché si allontanano? No, non si allontanano, questa è la traccia dietro. Tra l'altro il sole che viene... Il sole che entra a velocità warp. Vesta, che cazzo. Ecco qua, mettiamoci nei panni del sole. In questo momento i pianeti continuano a girare attorno al sole. Però mentre continuano a girare attorno al sole vengono anche attirati dal buco la nero. La massa è così grande che si tira via tutto. Mi ho creato un buco nero. Forse quello mi sa che è uno dei buchi neri più grandi che conosciamo. Ai margini del sistema solare. E si è imputtaneto tutto. Che bello. Buco nero a Ginevra. Vediamo. Che bello. Però quello è troppo realistico, Fla. Il buco nero a Ginevra. Il buco nero a Ginevra. La gente chiama, chiudete tutto. Hai ragione anche tu. Guarda qui, hanno proprio lasciato in maniera puntiforme.
Sono infilati. Io ne metterei dentro. Due a equidistanti di buchi neri. Che vuoi, me ne vuoi mettere due ai due lati? La follia. Che cazzo di malattie mentali. Così, no, ma ci sta, va bene. Andiamo così. Allora. Allora, puoi fare anche qualcosa di più piccolo di un buco nero, che se sbagli di mezzo micro nella posizione sminchia il sistema. Mettiamo due, facciamo questo e poi chiudiamo. Mettiamo due buchi neri. Allora, tanto quelli al centro, io ne metto uno qui. Fermo. La devo fermare. Uno qui e uno qui. Che succede? Ah, però li ho messi in orbita, tra l'altro, quindi figata. Perché uno non si muove, però? No, si muove, non entra. Quello sta fermo. Forse il primo no, sta strappando. Vado questi qui. Ah, vero. Però guarda questi pianeti come di fatto. Quelli là che erano più vicini di qui sono stati tirati di qui. Quelli là che erano più vicini di là sono stati tirati di là. Tutto il resto si sta completamente sfrangiando. Mamma, guardate tutti questi. Questa è la fascia della cintura degli asteroidi, che si è completamente aperta a metà, a seconda del punto in cui aveva. E questo vi dà anche l'idea di come a volte i pianeti che si trovano all'interno di magari campi gravitazionali molto forti, sì, mamma, ora finiamo, vengono di fatto sfrangiati in pezzi, spaccati in pezzi diversi, perché subiscono gravitazione diversa dai due lati, sostanzialmente. Vabbè, insomma, stiamo morendo, sì. Stiamo un po' morendo. Mortal Kombat. Sì, tra l'altro la simulazione è proprio stenta, perché... Grazie, hai messo due gigante rossa. Ah, la gigante rossa, va bene. Per chiudere il sistema solare lo distruggiamo con la sua morte naturale. Esatto, e quindi gigante rossa mi pare che ci fosse. Se c'è il tempo vero che manda avanti con il suo... Sì, mi sa complicato. Che ci metti un po'. Vabbè, ci abbiamo 2 anni, no? Più o meno. Puoi aumentare l'età del sole, se no. Però chi si ricorda quando è... 5 miliardi. Dai, 4 e mezzo. Ciao il Forgets. Bene, quindi l'età del sole, però l'età del sole metti 29.6. Vabbè, non 10. Still alive. Vedi se è cambiata la posizione del sole, e allora capiamo che anche la temperatura è tutto idrogeno ancora. Mi sembra difficile. Perché non c'è l'elio qua, quindi forse però dovrebbe diminuire la temperatura. 5 ancora dice 5K. Facciamo 100. Per capire se questa roba funziona. Ma ho l'impressione che... No, mi sa che non funziona. How long this object exists in the simulation? Will use known age if the object is a known age object in... No, no, allora no, è solo indipendente. E quindi che possiamo fare? Levare il sole e metterci un gigante rosso. Vabbè, ho capito. E quanto sei forte. No, ci aumentare basta il raggio. Ci basta togliere l'idrogeno. Giusto, mettiamo l'iron e leviamo l'idrogeno. L'iron esplode. E che vogliamo far rifare? Quella deve esplodere. Deve far male. Il gigante rosso non è che se... esplode. Così diventa la supernova, ovviamente. Niente, in questo momento non se lo sta minimamente ma cagando. Ma stai ferma la cosa. Millisecondi al secondo, è vero. No, non ce la fa, perché c'è troppa roba. Sapete che facciamo? Facciamo così. Ciao. Dai, esploso. Però che figo, possiamo vedere. Sì, ti fa vedere la nebulosa da supernova che si espande. E ovviamente a questo punto. Ma come ti va a vedere Mercurio se si alza la temperatura? Ma no, purtroppo pure sei malato, eh. Vabbè, le cose fighe sono. Adesso dovrebbe alzarsi la temperatura. Pure possiamo vedere la su 300 gradi e basta. Vedi il trend? Ma il trend della terra. Sì, vediamo tutto che si distrugge. Malato. Vedi proprio, vai a vedere proprio il 80. Ah no, sta aumentando. Vedere proprio l'ufficio, vediamo se si. Ecco, amici, abbiamo anche assistito alla fine ultima del. Sta ancora benino, dai. Nonostante i 120 gradi di temperatura superficiale.
E l'acqua liquida. Attenzione, esatto. Vediamo un attimo questa cosa. Se non si sono ancora le lucette accese. Sì, c'è ancora, la vedo dura le lucette accese. Però in composizione gli dice che solid liquid level. Butto la pasta prima che sia troppo tardi. Beh, sta aumentando con calma, con molta calma sta aumentando. Sono 300 gradi. 300 gradi. Diciamo non sta andando avanti la simulazione della Terra, però questa sì. Non sta neanche girando. Però, come vedete, sostanzialmente l'esplosione oramai ha inglobato la Terra, quindi questa roba. 300 gradi, greenhouse effect, massimi livelli. Questo è Universe Sandbox 2, il Forgets. Ma si scioglie. Dai, deve, però, ho capito, dovrebbe proprio fondere, no? Niente? Perché non sta simulando la Terra? Non lo so, perché secondo me, per siccome quando utilizzi una simulazione solare... Sospendere le luci, però. Sospendere le luci, siamo morti. Siamo finalmente morti. Ha capito che... Esatto. Che bello. Beh, va bene, direi che... Beh. Abbiamo distrutto la vita sulla Terra. La Terra l'acqua a 1500 gradi. Lo so, infatti, ma ho l'impressione che lui selettivamente, magari in una simulazione particolarmente spegne grande come questa, spegne alcune cose. Quindi dobbiamo fare tipo il sistema Terra, Sole e far scoppiare il Sole, in buona sostanza. Che si vede anche che non ruota, non ruota, non fa niente, quindi proprio dubito che se esplode il Sole la Terra. Eccola! Là. Bro, vabbè, giusto, raga, in realtà è una palla di fuoco. Ora è un piccolo sole, si sta completamente sminchiando la grafica. Quanto ci mette a esplodere una supernova? Niente. Niente, no, la frana, quella è niente. Ecco qua. Siamo diventati un oggetto da 21.000 gradi. Sì, Marta, diciamo che noi abbiamo stasera dimostrato. Però la Tesla Roadster di Elon Musk è ancora qui. No, e così ci sta. C'è. Grandissima, finiamo lì. E la chiudiamo così, mi sa, se riusciamo a vederla. Eccola qui. C'è Spaceman. Non mi ricordo, no, mi pare che c'è solo la macchina. No. Ecco qui. Poi, scusa, chiudiamo con la Tesla Roadster di Elon Musk. In cui c'è adesso che veramente dentro Elon Musk sta scappando dal sistema solare. Esatto, mentre scappa dal sistema solare inseguito dalla nebulosa di supernova del Sole. Eccola qui, da dietro che si vede meglio. Guarda che l'hanno fatta bellina proprio con tutto. Direi che per stasera è tutto, speriamo che questa serata vi sia piaciuta come la precedente. E nulla, noi, no, allora, esatto. Prima di tutto salutiamo gli amici di YouTube. Amici di YouTube, questa era la seconda puntata di Beat Bang, un viaggio nel sistema solare. Spero vi sia piaciuta. Come sempre, da Ginevra, Antonio Cassares Bellotta, Daniele Vittu Vitturini, Flavio Collateral Pisani e con la partecipazione straordinaria di Matteo, noi vi salutiamo. A prestissimo, se riesco a staccare la registrazione.